Ragazzi, scusate, scusate, ma ho cliccato il tasto sbagliato, è andato su disconnetti invece che sul gioco. Spero di essere tornato live intanto, eh. Adesso vado a recuperare Alex. Sì, eccoti qua, caro. Ecco, no, mi Non sento. spiace, ho sbagliato io. No, figurati, caro. Allora, dov'è? Vi ripesco un attimo tutti. E Yes. poi riproviamo. Vabbè, comunque al massimo vado con i tasti, eh. Sì, è un po' più scomodo con i tasti, caro. Ti confermo comunque che io sto provando il pad Xbox compatibile, quello lo vede Lo so, ma perfettamente. io il pad non ce l'ho comodo, io vado sempre con lo Certo, stick per quello. certo. Pensavo che fosse, caspita, pensavo che fosse la stessa roba, invece, porca miseria. Aspetta, intanto provo a farlo partire qua, ti do conferma un attimo. Sì, infatti l'ha visto perfettamente normal. Controller, sì. E con tastiera è bello impegnativo, lo garantisco. Vabbè. Perché è proprio postino. Proviamo. Allora, ricarichiamolo. Ok, via. L'audio è rimasto anche normale, ci sta, perfetto. Va bene. Allora, aspettiamo. Quindi, cammina. Beh, io posso fare con almeno le direzioni, che forse è un po' meglio per me. Salto X, spara Z, drop giù X, pausa in... Ok, dai, questo Questo mi è va carino. quasi bene. Sì, questo è caruccio, in effetti, sì. Ok, Senza Z. mi vedete, sì? Io sto prendendo il live, perfetto. Allora, le munizioni le ho infinite, quindi posso spammare un po' intanto mentre imparo i comandi. Allora, bensì, è fatto molto molto bene, perché alla fine è abbastanza basilare come grafica, ma è molto fluido, è molto è veramente curato, ecco, Grazie. secondo me. Quindi quella è una tagliola. Infatti mi era piaciuto molto per quello. Non faccio X-Speed da quello che vedo, eh. Quindi è inutile stare a farmare i nemici. Abbiamo John Ride. Benvenuti Chi è? ragazzi. Ciao Diz! Grazie mille per Ride! Benvenuti. Benvenuti a tutti gli amici del Diz! Ciao carissimo! Questa sera proviamo, sotto consiglio del buon Alex, questo BioEvil 4, che è una gran figata da vedere, tra l'altro. Molto fluido, non mai rallentamenti, Intanto mai puoi niente, fare uno tutto fluido. shoutino al Diz per cortesia. Grazie. Certo, immediatamente. Figurati, caro. Allora, qua si fa già, aia, più bastardella la cosa, perché iniziano a venire. A questo punto farei uno shoutino anche al buono Scarax. E almeno. E poi esatto, poi a chiunque tu te la senta di Adesso dimmi shoutare. Puoi sparare alle non ho più tagliole? No, sparato perché non le mi posso abbassare da quello che ho visto. tagliole. No, le tagliole non puoi sparare, puoi solo evitarle. La complessità è quella che ti stunano, ti fermano e ti fanno danno. Ah, che bastardo. Va bene, va Ora bene. ti sta, ci mancherebbe. Va bene, va bene. È un po' impegnativo, vero, Nick? No, ma è da imparare il pattern, ho visto. Più Sì. alto quello. Ma noi siamo qui apposta. Esatto.
E quello col furgone che mi sta sul ballo, bisognerà saltarlo la prossima volta. Poi i timing sono molto, molto risicati, come vedi, perché... Sì. Questi con le asce poi sono quelli che rompono le scatole maggiormente in Resident Evil 4, insieme a quelli con la dinamite che ci saranno dopo. Non puoi sparare in direzione, puoi sparare solo davanti, a destra o a sinistra. Ah, è vero, l'ho scordato, quello va saltato. Ah, Mizuka. Sì, molto carino questo gioco, davvero. Allora, Paolo Raven è gratis, ma accettano volentieri donazioni. Infatti io, quando l'ho passato a Nick, gli ho fatto comunque una donazione, perché secondo me se lo meritavano, ecco il... Penso che anche Nick poi l'abbia comprato alla fine, perché io ho passato il link. Quindi se lo meritano, sinceramente, sono bravi. Beh, il gioco... bastardo! Sì. Gioco è bello, c'è niente da dire. Assolutamente. Poi ti dirò, è vero, è bastardo così, ma non è di quelli che dici, oh mio Dio, non lo supererò mai. Esatto. Sei lì che, sì, a prove d'errore ovviamente, ma... questo adesso lo saltiamo. Bravo Paolo Ramen, infatti. Come ci hanno messo del lavoro, hanno fatto anche uno sforzo per farlo venire caruccio, sinceramente supporto. Tra l'altro, tra l'altro volevo segnalare anche un gioco del Commodore 64 che sembra una figata epica, che è uscito da pochissimo, è una specie di RPG di una strega col gatto, e adesso non mi ricordo il titolo, però volevo linkarlo poi su Discord. E anche quello, allora, non l'ho ancora provato, ma dalle immagini che ho visto sembra una figata, dimensioni bibliche, poi per Commodore 64, cioè, ho fatto un lavoro. Esatto, considerando che ce ne sono anche molto pochi quel genere di giochi. Oh. Devo capire se posso saltare verso il basso dai cori. Bradley Witch, bravissima RPG. Ah, intanto buonasera, ah, benvenuto anche a Onizuka. E chi manca ancora? Chi manca? Allora, farei io. Ah, Matt Stalker intanto. Hi Matt Stalker, thank you. Welcome. Scusate se non vi ho letto prima, ma sono impegnato alla sopravvivenza. Sì. Grazie per il follow. Chi è? Il 1982, grazie, benvenuto. Grazie mille, benvenuto. MPJ, ti prego, figurati, un piacere. Bastardi, perché hanno questo pattern di 4 e a volte si sovrappongono, no? Allora, adesso da qua mi studio. Ok, posso scendere di piano. È già qualcosa, quindi questo lo evito così. Ok. E va bene. Questo abbiamo imparato a farlo. No, cos'è il save? Checkpoint. Beh, è già qualcosa. Esatto. Beta. Esatto. Mi è piaciuto molto lo spirito che riproduce decisamente bene l'atmosfera di Resident Evil 4. Sinceramente è caruccio per quello, secondo me. Sì. Ah, bastardo sempre questo qua. Quello è tipo in Wonder Boy, no? Devi... Esatto. Devi evitarlo come la peste. Bastardi però.
Va bene, tanto abbiamo il checkpoint. Ciao Renate Chris, buonasera. Incredibile! Ricordiamoci che c'è Eusebio qui. Ok, aia. Non è su Steam, Onizuka. Dopo, più tardi, vi passo il link per scaricarlo, ragazzi. E vi chiedo magari di fargli una piccola offerta perché l'hanno prodotto un gruppo. Mi pare che sia una sola persona che ha fatto tutto, se non vado errato. Quindi diamogli magari un minimo di supporto, anche pochissimo, pochissima, piccolissima spesa per intenderci. Dopo vi passo il link, tra un attimo. Ah, che bastardone che sono io, però. Sì, è Esatto, vero, è esatto. molto halloweenoso, sono d'accordo. Esatto. Allora, Sono aspetta, scrivo. d'accordo. Portarmi questi diamanti, sì. Ecco, bastardo. No, c'è il contadino lì dietro. Bastardone. Ah, ma ce la faremo, eh. Se mi arrendessi alle prime difficoltà non sarei un Mamertu Avenger. Ecco. Pensa che comunque c'è il salvataggio, il checkpoint, pensa senza che Ah, infatti. inferno. Oppa. Oso pensare ai boss qua. Considera che stai giocando in normal, caro, Sì, perché se giochi infatti. in modalità difficile è veramente inquietante, lo garantisco. Eh sì, hai ragione, Diz, in effetti lo stendimo tantissima roba quel gioco lì. Abbiamo trovato subito il punto sicuro. Eh sì. Dai. Graficamente un'estensione molto grande l'esplosione, ma non ha un hit point larga, quindi per No, fortuna riesce a. ma anche perché sospettavo che almeno qualcosa ci fosse, Sarebbe impossibile sopravvivere se no. Checkpoint. Eh sì. E nella modalità difficile ce ne sono molti meno checkpoint. Sì. Ah, cascano anche le cose. Vabbè, che si rigenerano. Hai visto qui quelli che quando gli spari in testa diventano quelle piante gigantesche con gli artigli? Che figata! Ah, sì. Ecco, quello è fastidioso, ti dirò. Perché devi per forza. Che lo scappo. Io odio quelli col forcone, ho già deciso. Sì, sono fastidiosissimi. Guarda Perché frontalmente sono inattaccabili, quindi. te. Sì, ma poi c'è una roba. Ah, i comandi Skarak sono. Considerate che lui sta giocando con la tastiera, quindi è sicuramente più complesso. Io ci ho giocato col pad della Xbox e sono precisi al millimetro. Una roba veramente deliziosa. Dai. Basta. Fatto che non ti tiene neanche i soldi. Eh sì, vero, benissimo. Vabbè, poi lui ti spinge. Quindi Duca, per certi versi è paragonabile a Ghost and Goblins, hai ragione. Sì, in Sì. certi versi sì.
Anche se è molto meno complesso, ecco, nel senso è Madonna, tutto sì. bidirezionale, alla fine c'hai i pattern di nemici abbastanza semplici, ecco, non è Beh, molto però il più. nemico invulnerabile lo caca, diciamo, Sì, certo. Infatti, come ti preannunciavo, è un'esperienza abbastanza impegnativa, perché sinceramente è complicato, ecco. dai, io sbaglio sempre il salto lì. Va bene. Va bene. Molto sì. Sta minchia non schiatta mai quello. Quello è tostissimo, sì. Niente, lì un hit bisogna che me lo piglio per forza per andargli in faccia, se no cado. Io avevo fatto così, praticamente mi ero tenuto un po' sul bordo, avevo contato i colpi e poi niente, poi saltando eviti. Sì, è lungo, so che è lungo in una maniera. Lunghissimo, sì, quello è vero, quindi. Ti conviene pigliarti un hit e lo fai fuori, così almeno te ne sbarazzi subito, Dai. sennò. Problema il contadino dopo. Sì. Speravo che si suicidasse l'uomo pianta lì. È veramente strunzo questo gioco, ragazzi. Quando l'ho visto, ho visto un video, ho detto, ma non mi sembra sto gran complesso. Invece dicevano in un forum che è veramente tosto. Oh dai, il contadino sotto no però, Madonna. Cioè, in certi punti è davvero punitivo Sì, però. certo. Poi il fatto che tutto scriptato in realtà non è proprio un vantaggio, perché ti costringe a memorizzare 450.000 condizioni in contemporanea. Ah, bastardo, devo saltarlo da più indietro. Io non ho abbastanza spazio per skipparlo. Perfetto. Sti cazzi però. È stato gentile a metterti l'erbetta, Sì, no, eh? ma ci speravo, sinceramente. E questo? Ah, ok. Oddio! Fa paura con la sequenza! Ma che cazzo Leon! vuoi? Maledetto, qua ci vorrebbe acqua! Leon! Leon! Ah, bastardo. Beh, almeno mi farà ricominciare dal boss. Sì. Pensavo, eh sì. Almeno questo. Boss li ho trovati molto bilanciati, perché alla fine non sono di quelli stressanti. Ti ha stressato prima, ma non sono proprio imbattibili, ecco. Certo No, no. ti costringono a ragionarci, ecco, quello sì. Anche lui, come il tizio col furgone, può essere colpito sulle spalle. Certo, ahia. E quando abbassa chiaramente la. Fatto che si scopre poco. Grazie Scar, un abbraccio anche a Mara, ci mancherebbe, grazie, grazie caro. Infatti volevo dirtelo prima di salutarla da parte mia, per favore. Grazie,
piace molto lo stile grafico, Nick, perché è una via di mezzo fra un NES e un Super NES, potremmo dire, ecco, a livello di Oddio, è Mega Drive o qualcosa NES. del genere. Fra un 8 e un 16, beh, come NES è abbastanza evoluto, non Ma io credo lo che. vedo un via di mezzo fra un NES e un Neo Geo Pocket, guarda. Sì, beh, sì, tecnicamente è un po' più voluto, cioè un NES non Un credo che l'abbia voluto Advance, dai, fare. un Advance. Sì, perché non credo che l'abbia voluto fare a livello tecnico o qualcosa del genere il NES, è un pochino troppo evoluto secondo me. Però è bello veramente. Sì, un po' più Change Engine, esatto, sì, giusto. Sono d'accordo in arte, Chris. Faccio così. Insomma, già metà energia così. Esatto. Sì, Paolo Raven, hai ragione, con come palette sì, però secondo me come grafica, come dettaglio dei personaggi, come sprite e tutto, un NES non ce la farebbe a fare sta roba, credo. Sembra un po' troppo evoluta, sinceramente. Sembra Forse per più un sprite un 16 po' più bit che piccoli. un 8 bit, sinceramente. Maledetto, è la seconda parte quella complicata. Anch'io ci ho messo un pochetto a No, ma ti dirò, capire. sto intuendo come farlo, eh. Magari adesso mi ammazza, però. No, beh, certo, ma è normale. Sta nel processo di trial and error. È chiaro che ci muori un po' di volte prima di intuire la strategia migliore. Andiamo a cagare. Posso Perfetto. tirarla su? No, No, non avevo preso la cosa che rimaneva lì giusto come effetto scenico. Wow, tanto mi recupero un attimo la chat, Sì. eh. Aspetta. Il primo stage è andato. Allora, no, Prime impressioni, Nick? è bello, bello, c'è niente da dire. Piacere, guarda. Allora, Speravo che piacesse perché pixel è art caruccio. delizioso, sì, eh? Veramente carino, sono d'accordo. Anche come chiunque sia un po' troppo, sì, allora, anche secondo me è un po' sopra il NES. Direi che sì, il top sarebbe Game Boy Advance. Questo sarebbe un gioco. Beh, basta? Tutto qua? Ah, dov'è? Provare adesso, provo. Ah, dov'è ancora? Pensavo fosse il primo stage solo. No, ti ha un po' trollato, ho scelto una roba che non so come andava a finire. Provo adesso, però adesso è un po' più impegnativo. Una sola vita, I Nick! soldi. Ah, oh, non l'ho dotato! Se Una sola saone! vita! Saone proprio! Esatto. Sì, ciao, basta il contadino qua. E cos'è che volevo dire? Ma i soldi qui non servono a niente. In realtà è un po' trollato, diciamo. Credo che questa qua sia una sorta di demo in divenire, più che altro. Sì, ma con una vita. Si è fatto un livellone unico, chiaramente, che ha messo tutti i vari ambienti. Tu l'hai mai provato una ditta Castiglia? Ok. Sì, l'ho provato tempo fa. Tanto il primo checkpoint l'abbiamo fatto, eh.
beta non me la dà, ma tanto non è che sarebbe cambiato tantissimo. Esatto. Op. No, la tagliola! Adesso è tosto adesso. Infatti avevo pensato che dovendolo fare anche in modalità hard. Mm. No, vabbè, in modalità hard ci sono dei punti almeno dopo che secondo me non sarò in grado almeno io di fare. Sì, sarà bello tosto. E poi quando mi mangiano le tagliole è finita. Cercare un'altra roba se ti va. No, stavo guardando la chat, spuntato il contadino mannaro là dietro. È terribile questa cosa. Allora. Vabbè, spuntata Guendalina da davanti, non me l'aspettavo. Sì, tosto, tosto. Oh. Oh. Ah, il secondo contadino. No, troppo tardi. Quando poi sei stanco, sempre se tizi qua, ti hanno fatti una serie. Se ti vai e c'hai ancora voglia, ti passo i vari link e li possiamo vedere. Adesso pensavo di fare una cosa del genere anche in previsione Halloween. Sono tutti quanti sul genere horror, mostroni. Vediamo intanto cosa ci racconta qua. Esatto. Casserola, tu ci hai giocato Resident Evil 4? Io? No, a Casserola dicevo, perché chiede cosa ha fatto sto povero tizio per essere stuprato, tra virgolette, tutto il villaggio. Sì, davvero. È la trama di Resident Evil 4 alla fine. Tra l'altro è uscita la versione VR di Resident Evil 4 per l'Oculus 2. Ma sì. E devo prenderla in questi giorni, la devo prendere. Si sta ordinando Oculus 2. Io al momento non lo trovo abbastanza ecco, cazzolone, quindi allora la trama si rifà un po' a quella di Resident Evil 4. Per farla breve ti ritrovi in questo villaggio dove tutti quanti ti vogliono uccidere e devi salvare una tizia bionda che c'è alla fine col boss. Facendola molto molto stringata è quasi la trama di Resident Evil 4. Esatto. Leon! Non lo dico, quando ho giocato con Ago ci metteva in croce. No. Ah, il punto simpatico delle bombe. Esatto. Beh, la tagliola in mezzo, chi l'aveva vista la tagliola? Con due bombe, sì. Ma che cagare. Io lì tutto è concentrato, no? A prendere il tempo delle esplosioni. Così è veramente impegnativo, diciamo. Ah sì, così sicuramente di tempo te ne prenda, ahia. Esatto. Il boss finale ti garantisco che così è molto, molto impegnativo. Ah, ma il problema è arrivarci. Il problema così è solo arrivarci. No! Poi
Se sbaglio il primo salto invece che lo sparo, è finita. Sticca. Dai. Quanto sono odiosi quelli lì col forcone? Sì, allora, onestamente sono molto tosti quelli. Poi dopo il salto. Ciao Black Warrior, buonasera. No, è vero! Ah. Cavolo, te lo devi imparare davvero a super Sì, memoria. molto, molto, molto complicato, molto, davvero. Cioè, sono nel punto. Ah, sì, sono nel punto dello spawn delle tipe e vengo fuori 10.000. Allora, c'è la tagliola lì, mi raccomando. C'è il contadino, zio. Una vita è veramente da cattivi, eh? No, non è facile per niente, Black Warrior. Ciao Black Warrior, benvenuto. Non è facile per niente, eh? No, no. Esatto, Cassirola, c'era un cacciabombardiere che passava di lì. Poi Vabbè. sono anche i livelli sfalsati, sinceramente, che rompono parecchio le scatole, perché in alcuni punti sei a livello strano, a livello mino, non lo colpisce fino a che non sei avanti. No, ti dirò, così diventa anche un po' frustrante dopo un po'. Sì, immaginavo, immaginavo, immaginavo. Quello è più, vabbè, è più godibile quello con le 3 vite. Sì, onestamente sì, perché qua appena fai il primo errore diventa veramente agghiacciante.
fica. Dai, ci bevo sopra. Bevo per dimenticare. Poi Mi sbaglio il apri. tasto. Poi il boss finale con una sola vita è una roba veramente complicata. Ma sarei curioso di arrivarci, però non ci arriverò, perché già nella, cioè, anche se arrivassi alla casa non avevo individuato dei pattern per non venire colpito in casa. Cioè con tre cubetti ancora si faceva. Sì, con tre in effetti. Io intanto ti sto recuperando premio, tra virgolette. Comunque la prima l'hai fatta, questa qua è un po' improponibile, per cui direi che si può accettare il fatto che tu comunque l'abbia superata. Ecco. Ciao Mazza! Ciao carissimo! Oh, buonasera! È arrivato il Marzone nazionale! Comunque non è male, vero Caruccio? Ah, ma poi ti dà anche il tesoro il tizio, l'ho visto, ti dà i soldi il contadino quando schiatta. E riesci a farlo fuori? Sì, effettivamente sì. Ma poi non ho capito, cioè nel gioco ti dice all'inizio anche che c'è la possibilità di raccogliere cose, ma non raccogli una mazza. Allora, in realtà quando tu entri nell'ultima parte, non so se c'è un bug o qualcosa del genere, a volte ti fa proseguire e c'è un altro pezzo di avventura. Ah. Per cui magari è semplicemente bugatissimo, ecco, per cui ti dico. Tagliola dietro al sedere. Ah, cioè io l'avevo rotta moltissimo. Che odio. Sì. Sono quei giochi mnemonici che mi ricordano il Simon, presente. Sì, onestamente devi proprio ricordarti al millimetro qualcuno. Esatto. Tutte le sequenze. Esatto, non puoi sberrare di una. Esatto, onestamente sì. Giusto che intanto è scritto da là. No, il contadino no!
Contadino, Contadino sì, no. invece. Ero pronto a tutto tranne che quello. Sì, esatto, Marta, c'è anche a quello in live. Mamma mia. Tosto, tosto, sì. Io che ho detto, dai, sono un figo. Sono riuscito. No, cosa sto facendo? Sono riuscito a fare quel punto, eh? Non lo farò mai più, adesso salvo. Invece. Tra l'altro oggi è uscito anche Age of Empires 4, molto caruccio. Sì, è complicatissimo, Marza, è molto complicato, molto complicato. Perché devi stare attento proprio al millimetro, ecco, quello è il casino di un mondo. Allora, Nick, c'è un contadino lì. Ok, grazie Nick. Ok. Wow. E qua cosa c'è? No, Beh, però so dà soddisfazione quando vai avanti, ammettilo. Madonna. Sì, ma qua io adesso ho finito di fare lo sgargiolino. Cosa faccio qua? Mi faccio un balletto qui. Devo fare un colpo e poi tornare su probabilmente. Voglio. No, merda. Ho detto prova a segarlo quello lì. No. No, direi che questo qua sia il mio limite per niente, perché quello lì Qui è che comincia a essere postarello, sì. non. No, più che altro non mi fa saltare indietro. Dovrei Sì. fare tre salti sul posto per riuscire a staccagnarlo, eh. Due, tre. Oh. E poi c'è il contadino. Compare all'improvviso. Dio. Comunque dai, quello l'abbiamo scoperto come si fa. Che è tutto tranne Sì, infatti è stato veramente complesso da finirlo. Considera che un'oretta che c'è dietro non è finito ancora il livello massimo. Quindi vuol Ah dire che è no, ma bello certo. complicato, cazzarola. Ma così almeno
te lo godi fino in fondo, quello sì. Esatto, infatti. Vaffanculo l'ultimo. È che il premio lo gradirei tantissimo, caro, fidati. Contadino. Vabbè, però. Si può fare con tanta pazienza, sì. Più o meno, si può fare più o meno. Più o meno. Questo. Ce l'avevo quasi fatta. Guarda, una stretta di mano virtuale a me stesso, guarda. Bravo, te la meriti, caro. Te lo giuro. Sono rimasto allibito di me stesso. Sì, è molto 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 impegnativo. No, ho sbagliato, mi è sguillato il tasto. Zio buono. Comunque sì, anche a quel punto si fa così. Dai, forse al boss arriviamo. Dai. Beh, penso, ragazzi, penso che sia simpatica una cosa del genere, vero? Vi sta piacendo come idea? A me molto no. Easy come gioco, sì. A me no. A te non devi essere quello che si diverte. Scusa, Pensa che ti sei salvato da tu sai cosa se avessi perso. Pensa a te, cosa ti toccava. Ale. Rischiato veramente, caro. Boss. Bella lì. Non mi lamento. Dai. Cazzo. Subito qua. È molto carino, guarda, che è fatto veramente bene, considera che è fatto da una sola persona, quindi. Se avevo capito come si faceva il boss, Questo subito. Vai, grande, grande. Mi ritengo
ultra soddisfatto. Assolutamente d'accordo. Allora, adesso se mi dai anche in privato il tuo account di Steam, ti aggiungo e ti faccio vedere una roba veramente spettacolare che ti arriverà. Dai, Vabbè, indovina che nickname posso avere su Steam, così, tirane una a caso. uguale Così, usa un po' di fantasia. Allora, vediamo un po'. Ti devo aggiungere agli amici, altrimenti non ti fa aggiungere. Allora, vediamo. Gli amici no. Devo cercarti. Quindi vado su Steam. Questo secondo me lo gradirai molto. Grazie mille. Ah, va, ogni promessa è debito. È stato divertente, penso anche loro si siano divertiti, perché alla fine, per quanto impegnativo come gioco, è proprio caruccio, secondo me. No, è bello, è bello. Sì. Allora, amici. E questa qua, per esempio, è una roba che tu potresti portare prossimamente, secondo me, perché è un po' sulle tue corde, diciamo. Tanta roba. Adesso provo a cercarti. Allora, aggiungi amici. Allora, noi cosa possiamo fare nel frattempo qua? Guarda questo, che ne pensi, eh? Sì. Champion. Allora, SF Champion. Però non è scritto come, proprio così, come quel tuo C'è nick. due tizie, cioè Chun-Li e coso, e Mei Shiranui che si guardano in faccia una con l'altra nella foto. Se non l'ho cambiata, grazie. Ok, se friamo c'è 78 proprio così, ok. Allora, amici, aggiungi, cerca, S, Champion, 78, cerca in Steam, eccolo qua. Allora, Sì, eccole qua, perfetto. Allora, ti sto aggiungendo, ho fatto la richiesta, caro. intanto io ho chiuso il gioco. Sì, bravissimo. Adesso ti mando subito, subito, subito sta roba. Intanto qui accetto. Benissimo. Ci sono anche i primi tre biohevi scaricabili oltre a questo? Penso di no. No, questo non ne hanno fatto, nel senso che ho rilasciato questo qui, ma gli altri non sono ancora. Sono rimasti come progetti, credo. Allora, vediamo un attimo se i tuoi amici lo trova. Mannaggia, eccoti Comunque bello, qua. bello, Continua. Allora. Ok, dovresti trovartelo nella libreria, perché Nella libreria. ti ha inviato adesso il tutto, dice confermato. Boh, Spero che tu allora. non ce l'abbia, però dicono che sia uno dei migliori del genere. Ah, solo che c'è una libreria così lunga che non te lo saprei dire. Allora, vediamo. Perché non mi è arrivato neanche il messaggio. Perché Ah! ci mettono un po', eccolo qua, Ti ha magari inviato apre. un dono. Esatto, Ah, no, è provalo. figo questo. No, no, così Eh ancora. sì, infatti, penso che sia nelle tue corde perché dicono siamo dei migliori, tra l'altro, della serie. Anzi, intanto grazie. Figurati, caro, di promessa e debito. E a sto punto lo proviamo. Dai, proviamolo, se ti va, fantastico. Tanto è abbastanza breve anche da scaricare. Lo credo, perché mi diceva. Sì, 2 giga 10. Esatto, secondo la fibra ci metti un po'. Ok, Sì, è molto VM18, guarda. Assolutamente, se non è VM18 non lo vogliamo. avanti. Ah, no, no, Non ce assolutamente. l'avevi questo, vero Nick? No, 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 Bella lì, grazie. bella lì. Che per chi non, cioè per chi ci sta guardando, il titolo è Guilty Gear XX Ascent Core Plus. E sono curioso adesso di provare. Animazioni, Nick, ho visto un po' di video in giro delle animazioni che sono spettacolari, sembra un cartone animato in tempo reale. Ah no, ma Guilty Gear li conosco, è una figata. L'altro
Adesso non so qual è questo. Non... ho visto l'ultimo che l'ho preso anche per la Play. Ed è una figata. Sì. Questo dovrebbe essere uno degli ultimi, a quanto ho letto. Tanto guardo finché sta finendo di scaricare. Sì. Ragazzi, intanto vi metto il link a quel giochino, se lo volete provare anche voi, Bio Ah sì, era Evil lo 4. Guilty Gear Strive si chiama, Ah, bravo. ok. Allora, gioca. Metto il link, ragazzi, se vi va, al giochino Bio Evil 4. Così chi volesse sopportare i tizi lo può fare, perché meritano, secondo Aspetta che mi me. Ovviamente dopo la live, ragazzi, mi raccomando, non me ne andate, è restate qua. partito in finestra, lo chiudo un attimo. Gestisci. Bene, in arte Chris, figurati. L'importante è che non ci abbandonate per guardare i link. Allora. Aspetta che volevo togliere la modalità finestra. Si fa giocare solo in finestra? Strano. No, mi apre una finestra piccolina, però senza neanche la possibilità di farlo andare a full screen. Aspetta, adesso magari nelle opzioni, chissà. Questo è un gioco del 2015 e come critica ha tutti i voti molto alti, perché dicono che è veramente molto bello. Beh, poi ci dirà Nick, perché l'esperto è lui. Allora, infatti, Se non andare a giocare, che ti batto, non ti ok, permette. allora, dobbiamo mostrarlo al mondo intero adesso. No, ho fatto una cavolata. No, non Eccolo qua. ho fatto. Ok. Sì, tutto spostato strano. Cosa non riesco. Vabbè, qualcosa dovrei riuscire a leggere così. Per voi che Ah. Ok, siete appassionati di picchiaduro, è un giocone questo, sì. ah, ma c'è anche 1920-1080. Oh, così è effettivamente Allora, Nick, ti dico di abbassare un po' il volume del gioco, che è abbastanza alto. Direi che così può andare. Ah, si vede anche benissimo adesso, perfetto, sì. da mettere un po' a posto la risoluzione. Beh, io per non saperne intendere né volere direi che diamo domino base del gioco. Dalle miniature sembrano caratterizzati molto bene, sono molto belli i personaggi. No, ma il gioco è bello, cioè come animazione e tutto è una figata. Madonna, che bello! Basta.
Ok, mi sta dicendo Marza che è ancora parecchio alto il gioco, ti si sente poco. Sì, 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 mi sta dicendo Marza. Proviamo. Sì, perché batto il tuo volume, va bene, certo, passando un po' il gioco. Okay, dovrebbe essere migliorato. Sì, lo stile è veramente figo. Fatto che sto gioco qua potresti fare milioni di figate, ma va a studiare. Beh, certo, prima volta che ci giochi ovviamente. Io giocavo al primo sulla Play 1. Allora, hanno sempre avuto, secondo me, una cura spettacolare nei personaggi, nella grafica e tutto il resto. Anche su Play 1 era molto bello, secondo me. Rispetto a quelli 3D, che comunque dipendono molto dalla macchina sulla quale girano, secondo me questi qui sono artistici, perché comunque sono belli a prescindere, ecco. Poi l'ultimo l'ho visto in un paio di live, veramente fuori di testa, sembra un cartone animato anime, cioè in tempo reale sembra. Sì, è vero. Fa veramente paura, bellissimo. Alcune sequenze sembra veramente di guardare un cartone. Sì. Ah, tra l'altro questi sono quelli che hanno fatto anche il picchiaduro di Dragon Ball. Sì, esatto, esatto. Infatti lo stile è molto molto simile, infatti. Ma è venuto poi una figata. Eh sì, è uno dei migliori picchiaduro dell'anno scorso, anzi 2019 mi sembra, scusate. Sì, sono quelli della Arc System, bravo Marco. Marco, è quello che giocavi, tu, al quale giocavi tu, quello di prova. Mi piace un casino come hanno animato i fondali, cioè nel senso sono molto ricchi. Ah sì. Anche i riflessi sul vetro. Ma di animazione fa paura. Sì, sì, anche i riflessi sul vetro, sulla cabina dell'aereo, sulla cockpit, sono spettacolari. I riflessi, esatto, ray tracing casalingo. Come lo valuti a prima vista, Nick? Eh? Come lo valuti dal punto di vista? No, beh, questo è il capolavoro, ma questo qui era proprio un... Mi fa piacere. Capolavoro di quelli annunciati. Penso che proprio l'altro giorno stavo guardando i vari Guilty Gear che hanno fatto, ma li hanno fatti in milioni. Esatto, esatto. Questo qui viene considerato ancora uno dei migliori, ancora oggi uno dei migliori picchiaduro questo. Ah sì. Mi
Poi una volta che voglio dobbiamo fare la serata a McDog McGreen, eh. Vado. Io voglio vedere finito in termini italiano quel gioco lì, ragazzi. Cioè, voglio vederlo. Non l'ho mai visto. Che figa. Esatto, non l'ho mai visto in italiano completo all'inizio fine, ragazzi. Mamma mia, e poi nella Gunslinger Edition, quella che io della Wii, ci sono tre giochi, cioè l'uno, il due e in realtà un altro che non mi ricordo se lo chiamano Mad Dog 3 o un altro titolo, però sì. E sono tutti in italiano, infatti. Infatti, quella è una cosa interessante. Sì. Perché ho visto dei video, ma ci sono in inglese generalmente. Secondo me non rende tanto in inglese. No, per in il doppiaggio cappone. Esatto. Il doppiaggio cafone. Ecco, tipo... Mi piace come premi. Bravo, bravo. E che dovrei sbattermi un po' e tirare giù l'emulatore di Wii, poi configurare tutto, perché comunque il gioco con la pistola. Quello sì, quello è vero, sì. E ci vuole l'ultimo Dolphin che gira benissimo. E poi però, non so se puoi usare, devi avere una barra compatibile per Windows. Quello non ce l'ho. Sì, quello manca, sì. O se no, sto pensando se attaccare la Wii direttamente alla TV. Certo, c'era, devi comprare però un adattatore che ti permette di collegare la Wii in HDMI. A quel punto la metti in acquisizione video sulla scheda e... No, se no io ho anche l'adattatore SCART, potrei attaccare le SCART. Si vedrebbe un po' la definizione, ma non è che... Però l'importante è che lo riesci a vedere. Oh. Dovrebbe da fare un po' di... Sì, quello sarebbe carinissimo da vedere poi, sinceramente. Sì. Molto bello, sì. Mi piace molto il dettaglio perché sono tutti curati i personaggi qui. Sì, Wii tanta roba, ragazzi. Wii Scarax, Wii tanta roba, sì sì. Diceva Scarax di mettere in component che è uno spettacolo. Ah, lo so, ce l'ho attaccata alla TV in component nell'altra TV qua. È notevole, è notevole. Effetti tipo scomparsa con un muletto sono uno spettacolo. All the soul. Viking. Heaven or hell. Duo. Let's rock. Molto Neo Geo comunque. Oh.
L'ultimo Mortal Kombat è una figata, ci ho giocato? Eh? L'ultimo Mortal Kombat secondo me è spettacolare. Sì, ci ho giocato anch'io. È veramente fuori di testa, cavolo. Veramente fuori di testa quello lì. Chi è? Ago? No, no, giusto per avvivare la chat. Ah, ok, pensavo fosse arrivato A. No, no. Ago mi ha autorizzato a usarlo, il suo la benedizione. E poi Scar, secondo me, è Mortal Kombat 11, il top 11 tutto, che altro per il supporto che riceve vostra vendita. Con tutti i pacchetti di personaggi nuovi. Quest'anno hanno fatto uscire, anzi l'anno scorso mi sembra, Robocop, poi Rambo, Terminator. Cioè Robocop è spettacolare veramente, cioè. No, ma l'idea è molto buona. Poi graficamente, vabbè ragazzi, siamo veramente a dei livelli incredibili con i modelli. Hanno fatto uscire un sacco di personaggi più o meno di altre serie o comunque di film tipo Jason di Venerdì 13, mi sembra Leatherface, ha fatto uscire un sacco di Batman, Joker anche un po' carino. Poi vabbè, le fatality sono agghiaccianti. Ecco, forse le fatality hanno esagerato un po'. Cioè, allora, intendiamoci, a me piacciono le fatality fatte bene, perché comunque Mortal Kombat non è che si devono fare le carezze. Però forse si è andato un po' troppo dentro in questa cosa. Sì. Diciamo che compra quel genere di gioco, al di là della giocabilità, secondo me vuole anche quello. No, ma certamente. Infatti, io ti dico, a me non è piaciuto Mortal Kombat 3 proprio perché avevano fatto delle fatality da ridere. Sì, certo. Verissimo. E le animality, le prime volte che le vedevo, ti giuro. Ti sembrava una caricatura del brand originale. Sì. E non capisco il senso, perché vabbè, però. Ah, era questo. Il 3 è stato abbastanza contraddittorio, perché tecnicamente per l'epoca era una roba evoluta al massimo. Come grafica spettacolare, come giocabilità non molto, perché erano molto legnosi secondo me. Ciao Petcart, benvenuto caro. Ciao Petcart, buonasera. Poi è un po' scappato secondo me il 3, perché forse hanno esagerato come richieste tecniche, forse. No, non so, ma ti giuro, gli animali di quei cosi di cartone, delle cose oscene come fatale, no, quello era proprio... Io ti dico, alla fine, come giocabilità e come fatale, cioè come... scena delle fatality e tutto, per me alla fine sono il 2. Sì, il 2, grazie Bad, grazie, ti ringrazio tanto per la dimostrazione di stima. No, dicevo, io il 2 è uno dei migliori secondo me, però io sono particolarmente legato al primo, perché è più la fortuna di giocare su Amiga,
ed era fatto discretamente bene, secondo me, rendeva molto bene la velocità di azione, erano riusciti a metterci tutto, quindi quello secondo me è per me il migliore, ecco. E poi la versione Amiga era molto simile a quella Mega Drive, va bene che girava con lo stesso processore, quindi non è che... Infatti fecero il porting della grafica, ovviamente il Mega Drive era più, era agevolato perché dal punto di vista tecnico era sicuramente superiore, però anche quella Amiga sinceramente si difendeva molto molto bene. Sì? Anche perché erano riusciti a metterci tutto, fermo, te pensa che io dovrei avercelo ancora, no, non lui, però il 2 dovrei avercelo originale. Figata, figata, cara, figata. Beh, il primo è abbastanza raro, visto in giro, anche volendolo comprare è abbastanza improbabile. Pianto, sto... Purtroppo sono delle bombe a orologeria, quindi... Sì, sì, infatti, Bad, questa è la versione Steam. La sta giocando da Steam lui e... Vabbè, sì, questo è il mio premio di stasera. Esatto. ed è veramente una figata sto gioco, onestamente io non sono un partito di picchiaduro, ma devo ammettere che sembra molto divertente e soprattutto come realizzazione tecnica è superlativo, cioè. No, ma sono bellissimi, vorrei che sono picchiaduro molto da studio, molto tecnici, diciamo, sì. E allora diciamo così, improvvisato si fa quel che si può. Beh, comunque sei riuscito a finire un CC prima, quindi... No, sto andando avanti e... No, ancora... stai giocando in singolo, Bad, eh? Sì, sì, è il singolo contro il computer, proprio per provare il gioco, sai? Bello, però, sì. La beta di King of Fighters 98 su Steam, ok, non lo sapevo. Forse giochi del genere soffrono del fatto che non sono noti come Street Fighter, Mortal Kombat, appunto, o altro. Sono un po' più di nicchia, forse. Beh, perché sono più al core e diciamo che una persona che si approccia a questi giochi con questi titoli qua ha molta più difficoltà. Sì, 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 certo. Questo è fatto proprio per gli smanettoni di Picchiaduro. Certo, certo. Siamo non alla Tekken dove premi un po' di tasti a caso in genere vinci. Bravo! Tekken non te l'ho mai visto portare questo, forse non è che tu giochi la più. Vabbè, Tekken Arcade qualcosa ho portato. Ho portato il 3. Non l'hai portato. E... Poi in realtà so giocare anche all'1, al 2, al tag. Va bene che alla fine si usa sempre poi quei personaggi, quindi. Tag è uno dei migliori della serie, secondo me. Mm? Il tag, dico, è uno dei migliori perché era sì, veramente innovativo. Usiamo questa che mi sembra brava, va. Sì. Sì, in effetti la maghetta. La maghetta con la chitarra. No! Era meglio rosso il vestito, oh, non facciamo scherzi. Sono contento che tu l'abbia gradito, perché ho pensato subito che ti fosse il tuo genere, quindi... Thank you.
belli gli effetti di luce, gli effetti di riflessi così. E via la fine, cazzo. Ultimo pezzettino di barra, maledetta. Posso cambiare il titolo con title? Sì, se vuoi. Ah, ok, ok. Mi sa che non ha cambiato, forse title no. Ne ho set title. Ah, scusami. Sì. Set title. No, forse non ha cambiato ancora. Vabbè, dai, tanto. Mostra gli strumenti del moderatore. Niente, mi massacro. E qua comincia ad essere tosta questa, eh? E beh, so, so. C'è la fine. Deve essere almeno il numero 9. Fatto che senza sapere poi tutte le meccaniche. Ah sì, certo, se no più roba di grande, chiaro. Proviamo un'altra che dovrebbe essere brava. Ah beh, sì, sembra brava da l'anteprima, diciamo. Cosa bel cazzo, non capisci. Hai preso quanto braccio? Niente. Yeah.
anche quella viene da Mad Dog. Sì, sì, infatti ho visto, Anche Baciam mi sa, eh? Sì. Sì, anche uno zero vita è una vita. Ti resta solo una vita. ma quel gioco lì fa scuola. Ovvio, allora mi farebbe proprio piacere, caro. Perché in Capcom vs SNK 2 vinco spesso, nei giochi SNK invece perdo quasi sempre. Che ne so. Soprattutto perché le meccaniche di gioco sono differenti. Probabilmente sei più bravo in quelle Capcom piuttosto che quelle SNK. Sono discretamente differenti, eh? E anche perché forse SNK, Capcom vs SNK forse è più Street Fighter come genere, giusto? Sì, però sì, sì, allora Capcom contro SNK è di base Capcom, quindi la giocabilità è quella. Nei giochi SNK una cosa che notai io da ragazzino già, e ad esempio se sei abituato a fare le super con i giochi della Capcom, lì è molto differente, perché nei giochi Capcom quando parti con la super solitamente hai qualche frame di vulnerabilità, mentre in quelli SNK spesso e volentieri no, quindi devi considerare già questo in un versus che cambia molto la cosa, perché quando parti con una special nei giochi Capcom puoi giocarti qualche frame sull'altro e contare appunto sull'invulnerabilità della tua special. Quando invece giochi con SNK devi stare attento, perché se fai una boiata e fai una special mirata a mangiare dei frame non succede, almeno non con tutti i personaggi. Ed è già un livello, cioè è già un cambiamento di gameplay assurdo. Sì, poi molto probabilmente i giochi SNK, almeno per quanto mi riguarda, li ho sempre trovati un pochetto più macchinosi, un po' meno immediati rispetto alla giocabilità a quelli Capcom, se posso dire. Belli sono belli, però sì, dipende, magari Capcom sì, è un po' più immediato. Alcuni dell'SNK richiedono un pelino più di studio, però sono due case che sinceramente hanno fatto la storia proprio del tutto. Sì. Sì, sì, vero. Poi ha uno stile più grezzo, come dire, più sporco, secondo me. La media dei giochi SNK è picchiaduro, anche come stile grafico sono molto meno dettagliati e meno definiti, secondo me. Ma dipende, ti dico, c'è degli stage in realtà che sono dei capolavori, basta vedere in Fatal Fury Special, anche Fatal Fury 1, lo stage di Tank Fury 1 con la pioggia e tante altre robe, no? Da quel lato lì SNK invece secondo me ci sta un po' dietro, perché anche gli stage che cambiano a seconda se sei al primo, secondo, terzo round, ci sono i cambi di mattina, pomeriggio, sera, c'è delle animazioni differenti, no, per quello ci sta dietro. È che è differente, è un gameplay differente. Che poco da fa, bisogna abituarsi un po' a tutti e due. Vediamo il gigione qua, come se la cava. Nel frattempo mi ha già massacrato 6 volte. Quelli grossi e picchiaduro sono quelli più tipo Zangief per intenderci. Anche se comunque ho visto la gente che lo usa come si deve, Zangief, per vince parecchio. Questi qua usati bene sono delle macchine da guerra, il problema è che io non li uso bene. Però, tranne quel particolare lì, va bene. Mi è proprio i giochi di wrestling.
tipo WWE. Io giocavo a WrestleMania 2000 su Nintendo 64, mi divertivo come un mago. Quello tanta roba, io mi riferivo invece a quelli di ultima generazione dove hai anche la possibilità di creare il personaggio, assegnare i set di mosse. Beh, anche lì potevi fare una carriera. Anche lì potevi fare, infatti con gli amici ce l'avevamo fatti tutti noi, ce l'avevamo io, Jimmy e degli altri fatti in versione wrestler, che risalto. Come si chiama, caro, che me lo cerco dopo? Eh? Com'è che si chiama il gioco che me lo cerco? WrestleMania 2000, per Nintendo 64. Ah, ok, ok, proprio WrestleMania quindi, ok, ok, allora certo, certo, allora quello è figo, perché mantiene la stessa filosofia, lo stesso genere di gioco, certo. Bello, bello, sì, sì, sì. Hai visto l'amica Mini? Che ne pensi? Che mi ispira, mi ispira. L'unica cosa che mi dispiace è che, essendo la versione ancora Mini, la tastiera non sarà funzionante e bisognerà affidarsi a qualcosa di USB. Esatto, io aspetto che se fanno una versione come se lo costi 64 max, a quel punto sicuro che la fanno. A quel senso a quel punto potrebbe avere veramente senso. Alla fine l'HDMI hai l'hardware più o meno originale, tra virgolette, perché. Sì, è su licenza Cloanto. Esatto, esatto, hai le ROM originali, hai il film, i Kickstart, quelli veri e anche il Workbench, giusto poi. Allora, oggi diceva è uscito Super Robot 30° anniversario. E sai che sono anche molto curioso di giocarci. Mi ispira tantissimo quello. Dice, però intendevi forse Castlevania 64 e non 2000? Castlevania? No, parlavamo di WrestleMania. WrestleMania 2000. Beh, mi sa che hai frainteso, caro, hai sentito male. Sì, sì, parlavamo di giochi di wrestling. Esatto, io ho chiesto se appunto li avesse mai giocati, se gli piacevano, se gli fossero piaciuti in passato. Ma a tra l'altro, qua sembra Castlevania 64 a me è piaciuto. Io ho incontrato tanta gente che lo denigra, più o meno giustamente, però a me non è dispiaciuto quel gioco. Io penso che il difetto principale di Castlevania 64 era che non era un vero e proprio Castlevania. No, però aveva un suo perché. Io mi ci sono divertito a giocare. Ma molto bello anche, però sai cosa? Visuale isometrica, cioè dalle spalle del personaggio. Cambiava completamente le regole del Castlevania standard. Quindi forse per quello. Era più un action. Però, su Xbox 360 per dire, poi sono usciti dei Castlevania col personaggio. Infatti, sì. Sì, ma anche quelli per PC, secondo me, o per PlayStation, erano una figata, gli ultimi due. Anche se io preferisco, quelli che amo di più e apprezzo di più sono quelli per Nintendo DS, che sono dei Metroidvania alla fine. Io ho giocato tantissimo quello per Advance, il primo, il Circle of the Moon, adesso. Molto bello, molto bello. Che bello, te pensa che quello lì lo comprai subito con l'Advance, il primo modello di Advance, e assieme a Mario Kart e Final Fight. Penso furono i primi tre giochi che comprai. Advance, secondo me, con un Nintendo, Super Nintendo leggermente potenziato, diciamo. Sì. Trasportabile, era una gran console. I primi modelli, ovviamente, con lo schermino non retroilluminato, erano abbastanza inutili, a dire la verità. Io infatti conservo ancora l'SP, che è una figata pazzesca l'SP. Sì, ma io ce li ho tutti quei modelli lì, li adoro. Esatto. Invece quello per DS era bello, Nick, perché non so se ti ricordi, aveva la possibilità di castare gli incantesimi col pennino. Sì. Era fighissimo, e tu facevi un segnetto sul display sottostante nel cerchio e potevi lanciare l'incantesimo. Era molto molto carino quello. Il DS è sempre stato un gran macchina. Sì, assolutamente d'accordo.
da qualche parte dovrei avere ancora il DSXL, che è molto carino. L'unico difetto che aveva è che gli schermi erano una risoluzione veramente, cioè, grandi ma ghiacciante come risoluzione. Tra l'altro, mi viene in mente che io presi un 3DS XL, bello, in versione limitata con lo Super Nintendo, no? Che meraviglia, bellissimo, colorato con il Super Nintendo, sì. E mi ricordo che quando l'ho preso dal GameStop, il commesso voleva farmi fare a tutti i costi la protezione aggiuntiva della macchina. No, poi scusa, la scusa. E mi ricordo che, anzi no, perché scusa, presi sia quello lì di 3DS XL che quello di Zelda. Sì. E su quello di Zelda e provò a tutti i costi di farmi fare la garanzia aggiuntiva. E io gli dissi, no guarda, non mi interessa, lo prendo così. Lui fa, ah ma tu lo sai che questo è un primo modello di questo di quello di Zelda. E faccio, e con ciò fa, i primi modelli si rompono sempre. Ma che idiota. Come si rompe sempre? Fa, ah sì sì, fa, il primo modello si rompe sempre. Se tu non mi fai l'estensione di garanzia, se si rompe io poi non ci posso fare niente, eh? Te lo devi tenere così. Certo, certo. Ho detto, no, guarda, sinceramente a livello legale sarebbe un po' differente, però correrò questo rischio di farlo. Come quando ti uscivano dal cassetto i giochi aperti, spacciandoli per noi e vendendoli a prezzo pieno. Ti è mai capitato? Beh, oddio, sì, beh, c'hanno la scusa che erano, che loro gli esposti li aprono sempre. Appunto, però ti prendono dal cassettino, ti prendono un disco che potrebbe essere tranquillamente un usato, te che ne sai. Ah no, poi certo. Poi ti prendono la custodietta e la rivendono, magari l'hanno comprata a 2 euro e te lo vendono a 60. Certo, no, quello è vero. Infatti io dico, no, io lo voglio sigillato, non voglio quello aperto. Se non ce l'hai non lo prendo. Ah, in Arte Chris diceva che col DS ci gioca ancora tantissimo. Beh, il DS ha ancora un parco titoli di tutto rispetto adesso, eh. Assolutamente, a parte che io del DS avrò un centinaio di titoli, forse anche di più. Ma è bello, bello il DS, non è le migliori console secondo me il DS. Io da qualche parte avevo ancora la versione ciccione, il primo. DS è una delle console che mi è piaciuta di più di Nintendo. Oh, guarda, io ho penso di avere tutti i modelli tranne il 2DS. No, io il 2DS Nick ho quello con Mario Kart 7, quello lungo per intenderci, quello piatto e lungo, non quello che si apre al libretto. Ho quello di Tamagotchi Life e quello di Super di Mario Kart, che hanno anche un discreto valore, ho visto adesso. Ah sì? Sì sì. Cominciano ad essere abbastanza, così come il 2DS XL, quello che si apre al libretto, costa sui 300 euro se lo compri. Ormai quando cominciano poi a sparire, poi il New 3DS, l'ultima versione, è in tonso perfetto, anche quello lo voglio conservare per come mia collezione, ecco. Io mi ricordo che a un torneo di Street Fighter ci doveva essere in premio un DSi, se non mi sbaglio, un intero DSi, e durante il torneo cambiarono il premio così, cioè ero già arrivata alla semifinale e mi dissero, guarda, abbiamo cambiato il premio. Dissi, ah, e alla fine mi diedero, che vinsi il torneo, e una PSP, quella di Spider-Man, quella griffata di Spider-Man con dentro il gioco e il filmato, mi sembra. Cacchio. E allora quando gli dice, ma come mai che non avete cambiato il premio? Fa, no, ma sai, abbiamo avuto meno iscritti del previsto, però anche questa vale come quello, eh. Ho detto, boh. All'epoca non mi avevano convinto tanto, comunque. Tanto, ce l'ho ancora chiuso, figurati. Ovviamente è una cosa un po' scorretta in realtà, perché se tu partecipi per un premio poi te lo cambiano tutto il naso così. Sì, sì. È stata una figata, davvero. Oh, anche qua, sinceramente. Vabbè, comunque
Sì, io ho già capito tutto bello sereno, ti dicevo vai. Sai che penso mi mancasse all'epoca in collezione. Dicevo che la PSP onestamente è stata una gran console, eh. Sì, credo che sì, 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 sì. Una delle migliori controller portatili mai fatte, secondo me. E anche la PS Vita, che purtroppo è stata gestita malissimo, sì, da, sono, da Sony. Sono d'accordo, no. Hanno avuto solo una gestione fatta male, ma la macchina, esatto, ottima. C'è Uncharted per la PS Vita, ragazzi, cioè, era a livello PS3 come qualità, una roba agghiacciante, solo che purtroppo l'hanno gestita male, poi era ingombrante, durava poco la batteria, diciamo che una serie di fattori probabilmente. No, è un po' il Game Gear, un po' il Game Gear delle console Vita, di Next Gen. Soprattutto io la PSP me la sono goduta tantissimo. Sì, assolutamente, assolutamente, anch'io avevo un sacco di... Ecco, di guarda, tutti. Una cosa che mi manca, che vorrei recuperare prima o poi, sarebbe la PSP Go, ma così, a scopo collezionistico. Potrebbe essere piuttosto costosetta, perché sono molto rare, sai? Ah, lo so io. E andai, te pensa, andai in un negozio dove c'aveva un'esposta, ma ti sì? parlo dei tempi in cui non costava niente, sì? Ce l'avevo risposto e gli faccio: guarda, la vendi quella lì, te la compro. Oh, niente, non sono riuscito a trovare la confezione per darmi risposta e alla fine non la vendo. Figa, ragazzi, che sfiga, sfiga. Ecco, una cosa che non capisco è, nell'ottica delle mini console replica, per quale motivo non abbiano ancora fatto quelle portatili, che tecnicamente avrebbero molto senso come replica. Ha fatto i Game Gear. Li ha fatti, lascia perdere, va, lascia perdere, lascia perdere che è agghiacciante quella roba lì. Invece, beh, Nintendo lo fa molto probabilmente perché comunque sulla Switch fa girare un sacco di titoli emulati NES e Super NES, per esempio. Sì, però boh, io quella la vedo un po' una buffonata, era per il fatto che ce li ho originali e preferisco giocarci 100 volte all'originale piuttosto che così. Poi, oh, magari per chi non le ha è una buona alternativa, però siamo sempre lì, devi capire, cioè, nel senso che Nintendo tutto quello che fa, Nintendo è oro tutto quello che tocca, a prescindere dalla qualità del prodotto, questo onestamente va riconosciuto. Non lo metto in dubbio, però per dire, un utente come me non lo convincono così a fare l'abbonamento alla Nintendo, all'online. Certo, sono d'accordo con te. Perché chiaramente. Io non lo sto battendo a questo, Online costa poco, ma vale anche poco. Alla fine non ha molto un valore aggiunto molto alto, sinceramente. Per me poi. Diverso il Game Pass, che secondo me è una roba spaziale. Game Pass è una roba allucinante, nel senso che hanno fatto una figata assurda. Esatto. E che leggevo addirittura alcuni esperti del settore, insomma, che studiano un po' la cosa, dicono che è una cosa troppo in rimessa e che prima o poi smetteranno di farlo. Allora, dati che sono trapelati ultimamente è che Microsoft non è che ci stia piazzando, cioè sta piazzando molti meno di quanti si aspettava di piazzarli. Perché alla fine comunque Game Pass è un ottimo prodotto, ma molto probabilmente Microsoft soffre per il fatto di non avere delle esclusive significative come quelle di Sony, per cui in realtà Game Pass si limita a un abbonamento dove hai un AAA ogni 3-4 mesi, ma nel 90% dei casi ti giochi indie. Quello è il problema, almeno alcuni analisti stavano ipotizzando. Ma dicono che già così a loro costa troppo concedere certi giochi a titolo diciamo gratuito, che poi gratuito non è perché paghi il pass. Però per quello che tu paghi, quello che sborsano loro per farti avere questo servizio, leggevo che è un po' rimessa. Sì, è probabile che comunque non potranno garantirsi a lungo sta roba, perché poi comunque anche chi sviluppa, cioè, finché c'è un indie ok, ma un AAA non puoi garantirtelo con un abbonamento mensile, sinceramente.
infatti, boh. E che io. Mai. Io non mi pongo neanche col problema lì, tanto gioco tutto a pareto, quindi. Il Game Pass perché ho la Serie X, sto a prendermi la Serie X quest'anno, c'ho il Game Pass e sto giocando a giochi, per esempio, beh, ho fatto quello Ultimate perché avendo anche un PC potente, sono riuscito a trovare la 3070, come sai, sto giocando a giochi che escono sia per Xbox che per PC, e onestamente i giochi che escono sono veramente una figata, ma tanto per una figata. Il problema è che non, cioè, ne escono molto pochi. Infatti, come dice Scarax, il problema sono. Scusami, ho detto male io. Tornando indietro, diceva, il problema sono le batterie litro e le console portatili, esatto, che durano molto poco. Poi l'online di Switch avesse il catalogo virtual console Wii, pagherei il servizio tre volte tanto. Ma non credo che abbia interesse Nintendo ad avere un catalogo molto, molto valido in termini di retrogaming. Perché non penso neanche che ne vendano tanti, sai? E comunque magari la gente non mette la Switch, ma si mette a giocare con NES o Super NES, credo. Poi Casserolo dice, con te l'offerta che fanno col Game Pass è normale che ci rimettano. Ma allora in realtà rimetterci dipende, perché se un gioco lo sviluppa Microsoft, ok, Microsoft ti vende la console, ti vende il Game Pass, alla fine in un modo o nell'altro lì dentro ce l'ha. Ma il problema sono i giochi di terze parti. Si lamentavano i vari sviluppatori, specialmente quelli piccolini indie, che per entrare nel Game Pass, ok, che ti garantisce una buona diffusione, ma loro hanno pochissimo guadagno a fare sta roba. Quindi ragazzi, Mara Tairo, buonasera, benvenuto per la prima volta in chat, benissimo. Ciao, buonasera, Mara Tairo, benvenuto. Io questa sera le sto un po' prendendo, scusate. Blind Run su un gioco tutto il giorno, quindi non male che magari. Sì, sto provando il mio premio di stasera perché, come leggi nel titolo, ho giocato a BioEvil 4, è bellissimo, sono riuscito a finirlo dopo un po' di tentativi sia normal che hard. E intanto grazie per il follow. E allora niente, il buon Alex, che è qua in chat con me, mi ha regalato la chiave Steam di questo Guilty Gear e stavo provandolo. Esatto. Però anche questo è praticamente una first try, perché non ci ho mai giocato a questo Guilty Gear. È la prima volta che sei qua, poi sappi che in genere loro portano tutti i giochi retro, per la maggior parte giochi retro, quindi mame, emulatori e cose del genere, anche titoli piuttosto moderni vengono alternati. E in genere riescono a finire nella maggior parte dei titoli con un solo credito, quindi è divertente da guardare, più che altro perché sono dei professionisti tra virgolette dei giochi da bar arcade. Sì, diciamo che la nostra specializzazione appunto è finire giochi arcade con un gettone, poi ci concediamo spesso e volentieri anche delle extra live dove giochiamo in realtà tutto, sia nuovo che vecchio. Anche roba per dire per cellulare, che mi viene in mente che ogni tanto porto il gioco di Capitan Tsubasa per cellulare e facciamo le live anche lì senza problemi. Quindi davvero di tutto di più. Esatto. Allora, Casserola ci dice, quello che volevo dire è che se il prezzo di listino è di 13 euro al mese e poi puoi permetterti di prenderlo a 1 euro per 3 mesi, 60 l'anno, e poi non si lamentino. Beh, Casserola, queste qua sono tutte tecniche di marketing, offerte particolari per fidelizzare il cliente. Per esempio, un mio amico che non aveva mai preso il Game Pass fa per 1,84 euro per 3 mesi dell'offerta che c'è ora, fa lo provo. E mi ha detto oggi che molto probabilmente lo continuerà a rinnovare, quindi il fatto che ti danno 3 mesi a 1 euro è come il periodo di prova, no? Nel senso, lo provi, ti piace e poi continui a pagare. E ci sta che facciano delle offerte del genere per far diffondere il servizio, eh? Tanto tutto bene, Marat, grazie mille, grazie ancora e benvenuto, eh? Proviamo questo. Comunque sto facendo il record di riuscire a prendere gli schiaffi da tutti gli omini contro di sto qua.
divertente dei personaggi, stiamo vedendo tutti i fondali, tutti i personaggi, niente divertente. Sì, almeno così intanto me li vedo un po' tutti. Così da sceglierti magari quello che ti piace di più e da farlo a quello. Da. Io critico tantissimo tutte le scelte che sta facendo Sony, tornando un po' al discorso dei big, perché Sony secondo me sta sbagliando tutto adesso, sta sbagliando nella comunicazione, sta sbagliando nei prezzi, sta sbagliando nel rendere disponibili le console, ma quello non dipende da Sony perché ormai i componenti elettronici sono introvabili, e sta perdendo parecchio mercato a mio avviso, perché non avendo un prototipo al Game Pass non penso che a 60-70 euro di media ne vendano tanti di giochi, ragazzi, Sì, beh, lo sappiamo che t'ha bannato l'autore di PlayStation. Però se vai nei canali e ti bannano, se capita 2-3 volte di seguito, evidentemente c'è qualcosa che fai che infastidisce, perché non è che uno ti banna così sulla parola per amicizia, cioè. Ma che gli hai fatto? Voto. Non lo so. Però per bannarti così a crudo non penso che uno ce l'abbia con te a prescindere. Se ti bannano è perché magari fai qualcosa che infastidisce, ripeto. Solo detto che il gioco funzionava con un altro emulatore. Ah beh, poca roba. Niente, adesso io le sto prendendo da tutte le parti. Sì, perché che risposta ti aspettavi, Bad? È come se tu andassi sul forum della Ferrari e dicessi sì, però la Lamborghini è meglio. Comprati la Lamborghini, che minchia vuoi? Ci può stare, no? Cioè. Heaven or hell, duo, let's rock! Non mi sembra fuori dal mondo con i bagni per una roba di genere. Magari bannato no, ma te l'avevo detto, beh, allora te l'avevo risposto anch'io probabilmente così. Sembra molto giglia. Che pizza. Che pizzetto. È andato al server, ok. Non ha gradito il fatto che tu abbia detto che un altro prodotto rispetto al suo è migliore. Probabilmente ci può stare, no? Niente, le prendo da tutte le parti. Nick, non mi ricordo, tu hai una serie X o qualcosa del genere? Io ho l'Xbox e la cosa. La One? La One X. Ah, ok. Adesso con tutte queste X che ci mettono mi confondo anch'io, però sì. Io ho preso la serie X, la nuova. Ah beh, io invece ho preso la serie X, quella nuova, e tanta roba, sinceramente, tanta roba. Con dei giochi veramente notevoli. Bello, bello. Non è il potere. Casserola, comunque allora la serie S, allora per i titoli che escono, diciamo la verità, la serie S è ancora piuttosto valida, perché non è che ci sia in ambito Microsoft qualche titolo che faccia gridare al miracolo, nel senso che attualmente
Sono tutti titoli più o meno old gen riadattati, non c'è niente di specifico per la nuova next gen, per intenderci. Certo, quando ci cominceranno a essere giochi ottimizzati per la serie X, la S inevitabilmente soffrirà, perché ovviamente anche giocando a risoluzione più bassa, Full HD 720p, la S magari non starà dietro al motore grafico e tutto il resto. Ovviamente tenderanno sempre a supportare maggiormente la X e ottimizzare per la X, lasciando la S. Sì, avevo letto da qualche parte che c'era un gioco che sulla S era molto peggio che sulla sì, ma perché la S comunque è molto più limitata rispetto alla serie X. Tieni presente che su Amazon, per esempio, la trovi e le trovi sempre scontate, perché è ovvio che magari una differenza di prezzo così irrisoria, in genere uno, potendo, se si aspetta la trova, prende la serie X, non prende la serie S. Certo. Esatto, bravo, siamo ancora in cross gen, quello che dicevo. Quando arriverà finalmente sto passaggio di generazione, i titoli saranno ottimizzati per la X, inevitabilmente la S diventerà come la One S. Io avevo la One S, potevo prendere la One X perché un sacco di giochi non giravano, facevano fatica, tipo GTA 5 andava a 10 frame al secondo e si bloccava continuamente, quindi dovrai necessariamente fare un upgrade, no? Mi fai venire in mente un caso di quando c'era, mi sembra, la PS3, sì, quella con meno giga in assoluto, adesso mi ricordo. Sì, quella grande, quella fatta, quella da 20 giga, sì. E mi ricordo sempre un fatto che accadde a un ragazzino da GameStop, si era fatto rifinocchiare dai commessi per prendere la versione quella da meno giga per giocare a GTA, sì, l'ultimo penso uscito per PS3. Ok, allora quella piccolina che aveva 12 giga di disco, ecco, e non ci stava, non sì, infatti non poteva installarlo, non ci stava il gioco, ed era incazzatissimo. Mi ricordo che arrivai in negozio con questo che stava parlando con i ragazzi, diceva no, perché voi mi avete venduto la console dicendo che ci stava, invece non ci sta installato, e adesso me la do indietro. Allora, ma no, ma è aperta, ma non possiamo, insomma, ti giuro, sì. È una roba da ridere. Anche la Sony intanto ha fatto qualche cavolata, perché non puoi fare una PS3 con 12 giga. Infatti suggerivano poi di metterci un disco esterno. Sì, sì, ho capito. Roba. Cioè. Vedi che io, non essendo appassionato di GTA vari, non sarei potuto sbattere tranquillamente le scatole, ma una versione che non ho mai voluto prendere quella lì. Era comoda perché alla fine un disco interno era un SSD, quindi era molto molto più veloce. Il problema è che cominciavano a fare le furbate per cui l'SSD era saldato sulla scheda madre e non potevi neanche cambiarlo, quindi nasceva così, tre giochi e avevi riempito la console. La cosa più mitica che ho sentito da un commesso del GameStop fu quando doveva uscire la PSP. La commessa del GameStop parlò col cliente e le disse: ma nella PSP ci posso mettere anche i giochi della Play 2? Cioè, giochi della Play 2? E lei disse: sì, certamente, legge anche quelli. Ah, ok, allora la prenoto. E io ho detto: ma come fa? Cioè, fisicamente non è nemmeno grande come un DVD. Come fa a leggere il DVD? Però vedi, così era l'andazzo che c'era almeno all'epoca. Adesso che ora credo, sai, alla fine. Ma come quando uscì la prima PS3, quella fatta, quella che si vedeva nei film, nei telefilm, tipo Person of Interest, c'era sempre la PS3 dovunque, aveva il vantaggio di avere dentro l'hardware fisico della PS2. Quindi la PS3 faceva girare DVD della PS2 con hardware dedicato, quindi era una PS2 inclusa nella PS3. Certo. Allora a quel punto là i giochi andavano benissimo, perfetti, ovviamente l'hardware era quello. Poi a un certo punto hanno cominciato a levare l'hardware, quindi andava in emulazione, non tutti andavano bene. Faceva girare Linux, non faceva più girare Linux perché poi la craccavano, quindi in realtà Sony di volta in volta ha sempre avuto sto vizio, toglieva funzionalità e toglieva caratteristiche.
Però il prezzo rimaneva lo stesso, quindi la gente sarà incazzata perché nessuno ha mai usato Linux, tutti quanti ci volevano installare Linux e si incazzavano con Sony che aveva tolto il supporto. La roba dell'hardware che era sparito da un modello all'altro del supporto PS2, quello era grave, sinceramente. Sì, quello a me è dispiaciuto tantissimo. Sì, perché Fortuna sono fatta che io quella un po'. una l'ho recuperata di quelle, però sai. Adesso la trovi a 20-25 euro, la trovi più. Anche 20 giga di disco, quindi una roba veramente agghiacciante. Beh, la PS3 fatta funzionante, Scarax, cominciano a diventare molto rare, si rompevano come niente. No, Bad Avete Cat, per provato favore, Viewpoint Viewpoint su Bad Cat. PSX? È una roba agghiacciante. Bisognerebbe chiedere a Geman, perché lui è l'esperto di Viewpoint. Veramente, secondo me è agghiacciante quel gioco lì. È una specie di Zaxxon in isometria, secondo me è Vabbè, agghiacciante bello, ce lo dire. È che è bastardo, quello sì. quel gioco. Bastardo, sì, c'hai ragione, caro. Però Viewpoint a me già piacque all'epoca quando lo vidi in sala giochi. Poi Sì. Zemant che lo riesce a finire per una partita. Beh, ti fa delle partite spettacolari. Sì. Mi ricordo che una volta me lo finì davanti a uno dei nostri raduni a Trieste. Gli ho chiesto io, gli dissi, dai, fammi vedere l'UCC a Viewpoint. E poi, oltre all'UCC, avrò scoperto anche vari segreti. Il gioco cela che permettono ai giappo di fare i punteggioni. Tosto comunque quel gioco lì, Sì, sì, ragazzi, sì. l'ha portato Bad Cat. A proposito, faccio uno shout out anche a Bad Cat, ragazzi, seguite anche lui perché Sì, fagli pure lo shouting. è Oh, simpatico, ascolta, io lui. sono stanco di prendere delle botte e esco da sto gioco. Cioè, c'è voglia di fare ancora qualcosina o sei stanco lì? Sì, no, qualcosina posso fare. Facciamo un giochino a richiesta, ti va? Ma sì, dai. Ragazzi, allora facciamo un po' come si fa in genere anche quando si gioca con Leo. Se avete qualche suggerimento, l'elenco dei giochi di Nick. E adesso vi mando il comando. Sì, è Allora, richieste richieste 1, richieste 1, 2, 2, 3, richieste sì. 3. Allora, richieste 1. Beh, figurati, sai che è un piacere. Io ti stimo come persona, come giocatore, quindi. Uno shout out. Ecco, ragazzi, questi qua sono i giochi che in genere porta lui. Esatto. Quindi non vi dico niente, lo sapete già, se ne sceglie uno magari e dopo 3 richieste lo stesso titolo Nick lo porta, se gli va Esatto. bene Poi ovviamente. non garantisco un CC particolari, perché Ovvio. alcuni giochi magari li ho messi, ma non è che ce li ho proprio in super allenamento, però lo mettiamo lì. Vampire Hunter sono anche un casino da mettere in piedi magari. Ma vediamo cosa salta fuori. Esatto. Se avete qualche richiesta, ragazzi, scrivete il titolo, alla terza richiesta uguale si parte. Esatto. Sono tantissimi comunque. Sì, pensa che avevo fatto una lista di 100 titoli, per quello che magari non tutti saltano fuori come un CC. Sì. Ah, anche Perfect Soldiers, cavolo. The loops must be completed, otherwise you are not accomplished in CC of the Ghosts and Goblins. Se no, no, e quindi? Bufu bufu, I'm sorry, Ah, e quindi? I accomplished the game only with one loop. Sorry. Infatti l'ho specificato, in Ghost and Goblin, faccio un loop. Allora, ok, ragazzi, abbiamo già la prima richiesta, quindi richiesta per Art of Fighting, World Heroes Perfect o Jackie Chan. Vabbè, ok. Quindi Ok. devi sceglierne uno però, Paolo, così. So che non è Scegliene uno. specificato che io no. Esatto. Quello no. No apologies. Ok. Lo slop, signor. Ok.
Fighting Layer, ok? Abbiamo Fighting Layer, abbiamo Art of Fighting, World Bello Heroes o Fighting Layer. Jackie Chan. Bello Fighting Layer, vero? Sì. Sì. Ragazzi, su, mettete i titoli, dai. Fighting Layer, Dai, dai, va Fighting benissimo, due Layer. Fighting Quindi sono già due voti, Layer. intanto. Sì. Ah, non ti piace Fighting Layer, Purtroppo non puoi togliere i voti, puoi solo darli. Quindi vabbè. Fighting Layer è già due. Ragazzi, dai, che abbiamo due Fighting Layer. Su. Ragazzi, qualcun altro che voti? Pochi Ah, se no andiamo di Fighting Layer. non è specificato il cage. Oh, Ciao, ciao Manuel, ciao carissimo. Dronic, buonasera, caro. No, non nominare neanche per scherzo Tokyo Mega Drive, Scarax, Mamma non mia. nominarlo. Fighting Basketball, Team Basketball, no. Non ci ho mai No. giocato, sinceramente. Non so neanche cos'è. Dell'84, mamma mia. Abbiamo un terzo, Nick. Anche Cassero l'ho scelto Fighting Layer. Sì, allora andiamo, Sì, vai. perfetto. Ragazzi, allora cominciamo con Fighting Layer. Ciao, Dronic. Ciao, caro. Che piacere vederti. Tutto bene qua, spero anche tu, caro. Tutto a posto, carissimo. Bene, Te che mi bene, racconti di bello? Vedo che bene. vai avanti Fighting con Layer, le ready to live fotografiche, che sono tanta roba. Quando posso le guardo sempre volentieri. Quindi facciamo Allora, anche un facciamo un out e po' abbiamo di vinto. assestamento, che non mi ricordo più la mappa. Anche lui. Questo. Ragazzi, Ci non sono conoscete tre Dronic, pugni e tre fallitelo. calci, sì, ma questi non vanno bene. Figura di Dronic, un piacere, caro. Ci mancherebbe dovere. Nick, questo gioco vi ha sempre dato l'impressione di essere un Bloody Roar un pochino più grezzo. Forse per il tipo di Bloody Roar, è presente Ah, quelle beh, no, ma come questo qua. inquadratura, come livelli, Questo eh? qua Sembra. è Sì. dell'epoca di Street Fighter X. Tanto che Street Fighter X fu curato in primis dalla Rika, che è la casa di questo gioco, e ci infilò i suoi personaggi, tra i quali anche Allen, quello che sto usando io. E ha contribuito tantissimo in realtà la Rika a quello che poi sarebbe stato un nuovo metodo di giocare un picchiaduro 3D, Sì. perché ha inserito cose appunto come le special cancellabili, ha inserito cose come il colpo che dopo un po' che lo carichi diventa imparabile, come era in Street Fighter 4, che è il focus, ecco, il focus di Street Fighter 4. Sai che ci vedo molti anche dettagli Tekken? Tekken in realtà è più un picchiaduro 2D, questo messo in un mondo 3D. Ok, poi c'è da Però movimenti, il moveset ricorda parecchio quello di Tekken, secondo me. Per i colpi, per i calci bassi con la giravolta, oh sì, con. vabbè, sono colpi Sono da arti ispirati ovviamente, marziali, sì. sì. Esatto. Per il doppio calcio, il calcio alla Eddie, quello che poi era, ci assomigliano moltissimo.
Io, ragazzi, non dimenticherò mai quando una delle prime volte in sala giochi il cabinato, quello speciale di Street Fighter, che aveva lo schermo gigantesco e al doppio monitor sopra. Praticamente i personaggi erano grossi come l'80% dello schermo. Una roba spettacolare. Primissimo Street Fighter. Sì, è come il Street Fighter 3. Certo. Ah, cavolo, non mi ricordo più. Questo a Super devo buttarlo giù. Buona. Shadow Gate. Porca. La sparata sulle gengive fa sempre male, eh? Mi ricordo. C'è un metodo stupido per batterlo. Mi sei andato vicino, mannaggia. Grazie per il follow, non so ancora chi, ma intanto grazie. Sì, mi hanno fatto notifica, eccolo qua, Super Boomer Boy. Super Boomer. Ah, Super Boomer Boy, grazie mille, benvenuto. Grazie, benvenuto. Molto acrobatico, molto spettacolare. Shadow Ghost, non so se c'è in questo gioco, non me lo ricordo. C'è l'uomo. L'uomo aveva un uomo Vespa, cos'è? Lui si chiama Capriccio. Ah, cacchio. Sta roba di dare nomi italiani ai personaggi più brutti. Prendi Voldo, per esempio. Che cacchio di senso ha Voldo? Valdo, scusami, Valdo, sì, quello di Schindler. Mi ricordo se c'è un metodo per attivare una custom combo anche. E anche qua il fondale comunque per l'epoca si difende molto bene, guarda lì con acquario, con fico, con sottomarino. Io questo lo trovai la prima volta in una sala giochi a Serbia, mi sembra. No, devo ammettere che parla un po' figura, ecco, sinceramente. Ma lo squalo, addirittura contro lo squalo adesso. Sì, ma è una figata. Sì, sembra sciarcato. Guarda, bastardo. Beh, il modello è anche fatto bene con lo squalo lì alla fine, se considerate quando è uscito il gioco, ragazzi. Fighting Layer X su Steam. È molto bello, dicevano prima Bad, anche Scarac diceva che è una figata. Allora, è bello, ma quello che non mi è piaciuto a me è che hanno voluto semplificare troppi comandi per i novellini. E fai le super, le ultra con un tasto così, ma l'ha molto snaturato. Sì, è Tronic, per l'epoca, considerando che si muoveva per la prima volta i primi vaggiti della grafica 3D, qua sinceramente era tanta roba, ecco. E poi paragonato anche a Street Fighter X, che era un cubettone unico alla fine, questo era proprio next gen.
Sabes Racing Dragon, señor. Come on, Shark, no te gusta Racing Dragon. Racing Dragon, vabbè. Lo show you. Dice Racing Dragon. Qual è Racing Dragon, tra l'altro? La spezza. Ah, questo è il wrestler fallito. Vecchio, anziano. Alla Yashi per intenderci. Bello, bello, mi sta piacendo, lo conoscevo poco sinceramente. Ah, no, carino, carino. Non è sto capolavorone, però è così. Invecchiato molto bene, secondo me, quello è il concetto. Allo Shoryuken, dai, dai, dai. Beh, Allen è una specie di Ryu alla fine, perché fa la Ryuken, sì, fa la Ryuken, esatto. È la scoppiastatura classica di Ryuken. Ci manca un attacco Splugen e poi siamo a posto. Slam Dragon, lascia perdere, guarda, Bad, lascia perdere Slam Dragon, che è una roba agghiacciante. E Bad che ha la passione per titoli orribili, porta solo titoli, quasi tutti titoli orribili, cercando di convincere e convincersi che siano bei prodotti, ma alla fine è un peggio dell'altro. Ecco, questo qua è quello bastardo, che adesso va a te ricordare come si faceva. Un cattivo nemico, eh. Madonna. Che aspetto strano. Con un colpo ti ha fatto fuori il 40% di barra, non trovo. Poi lui c'ha un'abilità che ti switcha le posizioni. Vedo che oltre a spostarsi lui velocemente ti destabilizza pure, ti sposta. Bello, bello. Super finish. Nick, ho letto da qualche parte che in un dump di una ROM di Street Fighter, non ricordo quale versione, hanno trovato un personaggio segreto che non era giocabile, non era attivabile via gioco. E hanno fatto un hack per attivarlo, ovviamente non è completo come tutti gli altri, ma c'è un personaggio nuovo che doveva essere evidentemente inserito, poi per varie questioni l'hanno inserito, che si può sbloccare. Ah, guarda il testo bastardo. Sì. Niente cattivello. No, è meno la che si finisce il chat. Se riesco a trovare la ROM corretta, poi tra l'altro la passo, ti faccio vedere qual è questo personaggio. Sì, almeno per sapere di che gioco esatto stiamo parlando. E una versione specifica di Street Fighter. Nella ROM hanno trovato appunto nascosto il set di questo tizio che non è neanche completo, tra l'altro, quindi. Madonna mia, sei cattivo. Una specie di demone questo, giudicare dagli occhi bianchi e la pelle.
È una mia impressione, ogni tanto riesce a ricaricare un po' la barra di energia, Nick. Ah, facile, non ci faccio caso, ma... Ho avuto l'impressione che prima si fosse ricaricata leggermente la barra di vita. Però magari... Facile. La santa. Ah, si è scambiato la posizione con te. Sì, quella è la bastardata. Cazzarola. Vedo, vedo. Lui dal secondo round è in grado di fare sta roba. Perché è molto fluido, vedo. Veramente tanta roba. L'avrei mai detto. Sì. Che bastardo. E poi c'era il metodo di finocchiale in qualche maniera, ma adesso va a te. Immagino che non lo potevi impersonare sto personaggio, immagino. No. Com'è che si chiama? Vold? È il last boss. Ok. Bastardo. E fin lì. Oh, bene. Dai, primo giro offri tu. Adesso che fa. Il Justice Fist invece che lo sciogli. E come si dice che ti ha fatto? Dai, su! Il momento di schiattare. Questo lo emula al Mame? Sì. Ah, voglio provare, guarda, perché la verità mi sta piacendo. Anche perché sono curioso di vedere se lo batti, se c'è qualche filmato o qualcosa. Ma dopo, allora, ci sono due cose. Mm-hmm. O ti dà il filmato finale, o ti dà una special fight da fare prima del filmato finale. Che è contro un'altra armatura tipo quella che ho incontrato durante il tragitto. Sì. Solo che quell'armatura lì venne fuori solamente una volta che lo portai live anni fa ed era la prima volta che la vedevo. Cacchio. E di norma tu batti questo e hai la sequenza finale. Ho capito. Interessante da vedere. Adesso che compaia. Tanto che non saprei anch'io come farla comparire. Esatto, come farla comparire. Perché appunto quella volta fu la prima volta.
fatto che toglie uno sproposito. Sì, vedo, vedo, perché ti tocca che ti deve mezza barra praticamente. Poi è anche parecchio veloce a un certo punto, quindi... Abbiamo un goccio d'acqua di ora. Sì, sì. In che senso come si affronta? L'armatura stai chiedendo, quella speciale? Sì, è facile. Ah, ok, ok. Ma se io non mi ricordo male, perché adesso, come ti dicevo, non mi ricordo bene il gameplay, ma se non mi ricordo male, tu hai la possibilità di entrare in una specie di custom combo in sto gioco. E l'armatura si dovrebbe fare in quella maniera lì. Cioè la danneggi durante la custom combo. Guarda cosa mi sta togliendo. Ma è bastardo forte. Madonna. Anche perché tu non gli fai lo stesso danno comunque. È un po' come Ghost and Goblins, c'è una natura di metallo, quella di ferro e quella d'oro. Ecco, come fa ad apparire una splendida domanda, perché non lo so neanch'io. Le condizioni per farla apparire non le so. Ci dovrebbe guardare magari qualche video o comunque qualche forum lo richiedono. Comunque è inquietante che ancora a distanza di tanti anni questi giochi hanno un sacco di sorprese, un sacco di cose nascoste che non si sapevano. Ah sì, ma... Come mi diceva Vincenzo, che c'è un'armatura segreta in Ghost and Goblins. Cioè? Ha detto Vincenzo che ha trovato un'armatura, non mi ricordo in che modo riuscivo a farla apparire. Un'armatura diversa da quella standard di Arthur. In Ghost and Goblins, non in Ghost and Ghost, quindi... Infatti stavo chiedendovi proprio forse qui. Sì. Però scusami, ci hanno giocato così tanto a quel gioco lì, che in teoria qualcosa si saprebbe almeno. Io secondo me ero appunto sono tu che diceva, io una volta l'ho beccata un paio di volte, l'ho beccata sta armatura qua. Chiederò, magari mi documenterò. No, ma puttane! Oh, è andato giusto, maledetto. Bella lì, stavolta ha preso gli schiaffi, ha preso. Ah, ma socio. Adesso vediamo se c'è il finale o quella segreta, vediamo. Vediamo. Occhio, mi sa che... Ah no, forse è il finale questo. No, direi che è già il finale. A parte sì, sì, che, avendo continuato 50 volte... Sì, sì, è già la fine. Capita. Fighting Layer, Project Star. Bello, bello, bellino, sì, mi sembra interessante. No, ma è proprio simpatico. Poi le combo sono semplici da fare, non richiede abilità stratosferiche. Sì, che quella è la cosa importante, la giocabilità immediata. Forse quello che avvantaggia Tekken è che prendi il pad e vai. Ah, sì.
mi corre tutto il sto cosa 3D finto con i titoli del con i programmatori e tutti i resti. Dai. Sai che la facciamo? Mi è rimasto il volvino, proviamo a rifarlo un CC stavolta. Vabbè, volentieri, tanto a me, se va bene anche gli altri ragazzi che hanno voglia di seguire mi fa piacere. Poi siamo ancora un bel numerino, quindi dai, tornato. Sì. Bene, bene, molto bello, mi è piaciuto tanto. Pensa a te, anche la Namco ha contribuito. Ma se guardi per esempio anche Mortal Kombat alla fine l'11, io guardavo i titoli di coda, sai che un sacco di librerie sono condivise? Del tipo fra Street Fighter 5 per esempio e Tekken 7 e Mortal Kombat, le librerie che gestiscono il movimento ed alcuni effetti sono le stesse, perché evidentemente le prendono e le modificano, quindi magari lo stesso codice poi gira su vari prodotti e fa vari prodotti diversi. Dai, riproviamo un po'. Vai, grande. Però la facciamo secca, se perdo da qualche parte, fine. Ok. Questo è il tipo ninja. È ridicolo. Boom. Strane le mosse con le condiscono. Riesce neanche a girarsi praticamente. In realtà però non ho tantissimi personaggi, mica. Anche la classificazione.
presa una tech pro. No, questo sì, questo è molto molto simile a un PG di tech. Sì, sì, se ovviamente tech ne ha copiato loro, immagino, perché sono usciti prima questi. Chi lo sa? Dovrei guardare le date di uscita. Secondo me già il Tekken 1 è uscito. Caspita. Oh, ma ammazzato. Vabbè, dai, basta. Mannaggia. Abbiamo promesso un credito, Bene. Nick, sei stanco, Nick? Boh, guarda, qualcosa di defaticante potrei ancora farlo. Ok. Allora, ragazzi, se vi va... Se vi va, se scegliamo no, magari qualcosa di non troppo impegnativo. Io direi, senza consultare magari l'elenco, uno shinobino vi andrebbe? Che magari lo fa occhi chiusi oramai, Nick. Uno shinobi defaticante. Esatto, che ormai lo fai occhi chiusi, immagino, basta sentire solo il click. No, beh, occhi chiusi magari no, però dai, quello sono già più allenato, oh, lo Sly Spy. Bene, il Dronic sta bene. E Spy però l'ho portato che è poco, quindi magari... Senti, Nick, tu riesci a fare anche Shadow Dancer? No. No, perché non mi ci sono mai allenato. Quello secondo me è molto carino, eh? L'erede naturale di Shinobi, secondo me, copia tanto da Shinobi, ovviamente, aggiunge anche delle cose molto simpatiche, tipo il cane che è in grado di distrarre e stunnare i nemici mentre li puoi colpire. Sì, no, ma è fighissimo. Molto carino, secondo me. Beh, ragazzi, allora se siete d'accordo, dai, un altro che dica di sì, così porta Shinobi. Tanto scriviamo. Se siete d'accordo, vi banno, quindi non è un problema. Senza problemi. O se no, è un po' che non porto Golden Axe, per dire, anche quello. E Golden Axe? Sì, 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 anche Golden Axe, certo. Ragazzi, dai, Shinobi o Golden Axe? Sono due capolavori a prescindere, quindi secondo me. O gli ossetti di Bernstein. No, questo non lo porto in realtà, però l'ho visto qui. O se no c'è ADK. Cioè, vota per Shinobi. Bene. Votiamo Shinobi. Votiamo Shinobi, dai. Shinobi, tutto sommato, è molto molto fico. Uè, ciao Stigoki, buonasera carissimo. Ciao Steve, benvenuto. Benvenuto. Mission 1. Vedo che sono molto timidi gli altri. Sì, tanto. Sì, bene, magari ci può stare, magari stanno solo guardando. Diciamo che tutti i titoli che uscivano in quegli anni difficilmente erano brutti titoli, onestamente. Ah, sì. Devo dire questa cosa, che onestamente erano... Messaggi dovevo andare, mamma mia. Anche di questo c'era una versione Amiga, sinceramente, fatta molto molto bene, secondo me. Io non sono mai riuscito a finire il bonus stage, mai.
sembra una cavolata, ma in realtà è abbastanza fastarello. E infatti bastardo. Mission 2. Anche un titolo che difficilmente si, cioè nel senso, nelle sale giochi grandi lo trovavi, ma evidentemente era abbastanza costoso da noleggiare, perché nei bar oppure nelle sale, in quei posti dove c'era magari uno o due cabinati, era difficile trovarlo. Takashi Novi? Sì. Oh, io guarda, lo trovai almeno a Bologna proprio in un baretto, ma quel baretto lì era spettacolare in realtà, perché è il baretto dove trovai per la prima volta anche Golden Axe, dove trovai Type, e poi che cosa girava lì? Gemini Wings lo vidi lì per la prima volta, c'è Isakaku, insomma, cioè, non tutti assieme, ovviamente, nel corso degli anni, Toki e altre robe. Toki lo secondo me. Io invece avevo la fortuna di avere uno zio che aveva un bar a Milano e praticamente lo gestiva lui, era suo con un socio, diciamo. Quindi aveva sempre un bar grosso in zona centrale di Milano, anni 80, aveva sempre due o tre cabinati con i giochi. Quindi ogni volta che andavamo là mi dava la manciata di monetine, tiè, gioca. Niente. Esatto. Avevo già i gettoni, mi dava la manciata di gettoni, vai, gioca. Le figate, sai, quelle fortune, tra virgolette, che becchi. Pensa che questo zio, il primo computer che ho avuto, che era un Aquarius della Mattel, me l'ha regalato lui. Penso a te. Avevo tipo 10 anni, una roba del genere, 9 anni. Io sono passato da un Aquarius all'Amiga 500, quindi un balzo. Insomma, è stato un bel salto. Quindi sì, un salto prestazionale incredibile, perché un mio amico gli faceva tutti i bonus stage e conosceva pure il trucco del livello con le statue che cadono. Beh, il trucco del livello statue che cadono lo fa anche Nick, lo conosce benissimo. Se appena ci arriva dopo, vedrai. Eh sì. Anche perché penso che sia l'unico modo quello per fare agevolmente quel boss. Dio, una volta in live abbiamo provato anche a farlo con la magia. Se sei bravo bravo lo fai, eh. Okay. Però sì. Devi avere un braccio, cioè, diciamo che una gran bazza. Eh sì sì sì. Vabbè, ascolta, vediamo la magia. E però sì, il metodo che uso io è quello che probabilmente sa anche l'amico di Bad Cat, sì, è sì, quello sì, per riuscire a mantenere la magia e a fare lo stesso boss. Sì sì. Dovresti scivolargli tra le gambe, tra virgolette, cioè scavalcarlo, tra virgolette. No, guarda, te che bastardo questo. Ultimo. No, penultimo. Ciao. Mission 3. Comunque, rivisti oggi, questi giochi fanno tenerezza, perché graficamente... No, ma per me sono ancora dei piccoli capolavori. Sì, certo, quello sicuramente. Ecco, il remake di questo non nessuno ha pensato a farlo, secondo me andrebbe alla grande. Chissà. Madonna! Infame! Ma non ho vista sta roba qua, non mi hai vista giocare. Se stai troppo tempo ti tira fuori il ninja. Ah, ho capito.
Anche questo è un pezzo stupidissimo, perché quel robo lì con la... Non ho mai fatto una sorta di reboot per Xbox e... Sì, sì, Dronic, però non è questo genere di gioco. Era un gioco, per intenderci, alla Shinobi... Al Shinobi, scusami, alla Onimusha. Era un action in terza in 3D. Tu guidi il ninja e vabbè... Tutti i giochi del genere sono simili. E mi riferivo proprio a uno come questi, un porting, anzi un remake, che usi la stessa identica modalità di gioco. Ma anche molto belli i shinobi rifatti, perché come me che erano difficilissimi. Di una difficoltà incredibile quei giochi. Ne hanno fatti 3 o 4 addirittura. Stanno prendendo Kung Fu Master su Amiga, sì, certo, esatto. Kung Fu Master su Amiga, sì, però alla fine non è un porting, ma è una riedizione, possiamo dire un remake, toh. Esatto, i droni che erano in 3D. Sì, hanno usato il nome per fare un prodotto diverso. Erano anche molto validi, secondo me. Ale, adesso questo qua senza potenziamento... Mi sì. Diverto a farlo. Sì. Non ci voleva. Ma in un forum Nick stavano parlando di un remake di Onimusha. Ma speriamo, mi piacerebbe un casino, una delle saghe che preferisco di più Onimusha, sinceramente. Che bastardo. Più che altro. Ti complica parecchio la vita così. E per questo sono anche belli duri a morire quelli. Forse ce l'hai fatto. Ok, voilà, il grosso è andato. Qualche giorno fa ho visto il nuovo Cannonball, che ti permette anche di editarti le tracce per 8 run, lo sai, Nick? Puoi creare dei percorsi nuovi, no, cambiare il colore della macchina, cambiare la macchina, gli stemmi. No, vabbè. Fighissimo, cambia anche la visuale in prima persona. Vabbè, semplicemente fa sparire la macchina e ti fa vedere la strada, quello che in teoria è poi la prima. Però è carina, notevole come cosa. Pistone potenziato. E qualcuno che lo spinderanno, che tu sappia, Nick. Niente, stasera.
Ecco, qui questo era Bandcat, il tempo del tuo amico probabilmente. Poi è stronzo perché non solo devi evitare quei robini, ma devi pure farti il boss vero e proprio. Ma perché quelli lì, sì, sono per sport, sulla protezione. Mission 3, finish. Welcome to bonus day. Comunque se continuo a morire come un fesso così, forse non lo finisco neanche. Vabbè, ci può stare, anche se si è fatto anche la cerni, Ci può stare, ci può stare. Nooo! Poi sempre affancuore. Oh, ciao Diz! Dagli The Ninja, ci proviamo, ci proviamo. Ma risalve Diz! Ragazzi, facciamo uno shoutout anche a Diz, non so l'ho fatto prima, ma forse l'ho fatto. Vabbè, lo rifacciamo, dai. Tanto lo conoscete sicuramente, seguitelo. Se non lo conoscete, conoscetelo. Sto provando la Death Short Dance Super Mega Drive, però sfiorata due o tre volte, tanta roba. Ne parlavamo prima, tra l'altro. Però c'è il Dance Arcade, non quello Mega Drive. Sì, l'ho visto l'altro giorno che ci giocava, bellissimo. Sì, è fatto bene bene, sì. Mi pare sia un porting recente, non molto vecchio, non sbaglio. Quello del Mega Drive? Sì. No. Sto sbagliando, insomma. No, Mega Drive. Allora, non è la versione sala, è una versione fatta apposta per Mega Drive, però è una figata. Certo, sì. Giocavo da ragazzino e l'ho divorato quel gioco lì. Un altro che ho divorato su Mega Drive è stato Eastward, che anche quello è una reinterpretazione della versione da sala, che con quella da sala c'entra poco e niente, ma... Sì, ma il top rimane Toki per Mega Drive, secondo me. Proprio... Sì, però alcuni porting per Mega Drive, c'è da dire che sono fatti davvero bene. Sì, certo, assolutamente. Ma guarda che Mega Drive, allora, in realtà è una macchina un po' più bistrattata rispetto al Super NES, perché c'era un luogo comune, ovviamente anche vero tecnicamente era un po' più voluto il Super NES, e che comunque fosse superiore, quindi la snobbavano un po', però Mega Drive è tanta roba, secondo me. Mega Drive è figo, sì. Sì, con questa audio è sicuramente superiore. Diciamo che il Mega Drive si è dovuto scontrare con, da una parte Super NES, dall'altra parte comunque Amiga, che tra l'altro era abbastanza venduta all'epoca, quindi per quello forse non ha avuto una vita facilissima. Però ok, del 90, console. Sì, assolutamente la top, assolutamente la top. Ma anche il Master System, dai, onestamente. Mission. Dai, stiamo recuperando un po' di vita, va. Siamo peggio. Qua. Mission 5. Mission 5. Ecco qua, molto Ninja Warrior come
tu! Allora, ci sia Bad Cat che ha scoperto un bug nella versione di Rainbow Island per 64. Ah, beh. Ossia, se prendi i diamanti nell'ordine giusto, sì. Suspense, Bad Cat, continua, se no non possiamo dormire stanotte. Ok, nel livello di Arkanoid. Fare il segreto, dai, dai, dai. Ti fa saltare un mondo e così non puoi finire il gioco. Ok, lo sapevo. Tra l'altro Rainbow Island per 64 è veramente una figata, secondo me. Un porting veramente... 64... Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Molte volte purtroppo è stato usato male, ma come l'amica, d'altra parte, perché... Se prendevi team tipo Use Gold che facevano le conversioni, mamma mia, c'era vabbè, Gold. Esatto. Era bestemmia proprio. Sì, sì, veramente hanno rovinato... Cioè... Indimenticabile Street Fighter, cioè ragazzi. Fighter 2 per amica, madonna che tristezza devastante. Ma... Oh, Outrun. È veramente uno schifo. Pensare che anche un capolavoro come Rainbow Island 64 nascondesse una magagna simile. Poi mi sembra strano che nel corso degli anni, cioè, nessuno ci abbia messo una patch, adesso intendo, ovviamente all'epoca non si poteva. Comunque ho visto dei porting di giochi fatti adesso, tipo le versioni remix, tipo Ghost and Goblins, che fanno paura del 64. Ultimo boss. Dai, grande. Grande, grande. L'ultimo tra l'altro è più brutto, secondo me. Sta smesso di calzanaia, strano, non si capisce. No, guarda te. Sto bastardone. Boom. Grande. Bella. Oh, questo è stato almeno un bel UCC. Sì. Questo sì, un bel UCC di categoria. One coin clear. Ah, Caldec. Grazie, ragazzuoli. Poi questi titoli qua avevano il difetto di non avere neanche un grosso finale alla fine, se non è per Golden Axe, che era il finale fighissimo, secondo sì, me. Sì, esatto, esatto. Questo sinceramente è una scrittina, cioè vaffanculo, ci ho perso la salute, cazzo. Sì, davvero.
come con Amiga, ti ricordi? Finivi il giochino, c'era congratulazioni con la scrittina, Mamma mia, vaffanculo. sì. Quelle, no. Poi quando era scritto bene, perché alcuni sbagliavano pure a scrivere congratulation alla fine. Esatto, ma Golden Axe, ragazzi, bellissimo quel gioco, veramente. Poi prossimamente Manic ce lo porta perché è fighissimo quel gioco. E così, ragazzuoli, cosa abbiamo fatto? Dai, sono 3 ore di live, io direi che... Ragazzi, siamo arrivati all'una quasi. Direi che... cosa dici? Direi che possiamo... Se avete qualcuno da consigliare di per un raid, possiamo raidare. Guarda, allora... Peggio ending hanno il to be continued e magari non hanno nemmeno il sequel. Effettivamente, anche quello potrebbe essere un problema. Io ho dei giochi... che mi ha deluso di più in assoluto per Amiga era Barbarian della Psygnosis, che cominciava con l'omino che spaccava le catene e finiva con l'omino che spaccava le catene. Hanno riciclato lo stesso finale, cazzo, l'intro. Mamma mia, ma veramente agghiacciante. Tu lo sai i traumi che mi ha dato quel gioco? Che io mi ricordo, era uno dei pochi giochi che mi feci copiare su cassetta da un mio amico per MSX. Problema che io pensavo che mi avesse copiato Barbarian, quello del Commodore 64, quello, il picchiaduro. Sì, uno contro uno, sì. E poi arrivo a casa ed era un'avventura praticamente con le frecce, con le cose da raccogliere. Sì, tutto. Esatto. Tu esatto. Non sai i cristi che ha tirato quel pomeriggio. Quel gioco lì era veramente inquietante perché dovevi muoverti al millimetro, rispondeva malissimo, l'omino era lentissimo e morivi come niente. Cioè. Sì. Poi in realtà adesso se c'è Dronic ancora, lui se non mi ricordo male ci aveva giocato e si era anche divertito all'epoca quel gioco lì, ma eccolo infatti, visto. Sì, quella della Psygnosis. Io il primo esatto. Gioco che ho avuto per Amiga è quello. Quando comprai l'Amiga mi copiarono ovviamente il dischetto. Con Barbarian è l'unico gioco che avevo quando comprai l'Amiga. Quindi lo ci ho giocato per settimane, ma molto figo, molto figo. Fu un trauma, infatti mi rifiutai di giocarci categoricamente. E niente, poi magari... Come dice anche il buon Edonic, lui si è divertito, magari anche un bel gioco. Ma ho avuto quel trauma lì, non l'ho più voluto toccare quel titolo. Diciamo che Nick, secondo me, è uno di quei giochi che devi avere tanta pazienza, devi metterti e dici ok, lo voglio finire, perché altrimenti è stressante al massimo quel gioco lì. Ah sì. Ghost and Goblins 4 per 64, scoprì che era una bufala. Beh, Ghost and Goblins 4 per 64, qualche un dubbio. Po' come quando sulla Play 1 i Vucumpra ti vendevano il gioco dei Pokémon. Certo. Ricordo ancora che c'era la copertina che ho scritto Pokémon, però sulla Play 1 era un po' un casino giocare ai Pokémon. Oppure Nick, quando compri quelle console cinesi che hanno 20-30 giochi, c'è Mario 15, Mario 16, Mario 18, Mario 20. Sì, è vero. Cazzo, che tristezza. No, Psygnosis, esatto, quello con le icone, sì. È Obliterator, sì, Obliterator era sempre lo stesso gioco, però ambientato sulla stazione spaziale, esatto. Fighissimo. Penso a te. No, ma era molto bello anche Obliterator. Uno dei più belli per avevo dimenticato la leggenda di Pokémon per PSU. Mamma mia. Ma è che poi era cosa, che era anche un bel gioco in realtà, però almeno saperlo, capito? Era un gioco da fare con la pistola... della PS1, che ce l'ho anche, l'ho preso originale, quello, e... Con la pistola? Sì. Sai che non ho presente quale caro? Adesso non mi ricordo, allora, magari si ricordano in chat. Sì, magari se qualcuno si ricorda il titolo, sono curioso di vederlo. Però è bello, è anche fatto bene, però anche lì, tu da ragazzino... Vai a prendere il gioco dei Pokémon, cioè ti aspetti di prendere il gioco dei Pokémon, poi arrivi a casa tutta un'altra roba, un trauma anche lì. E... Oh, ragazzi, non te li fai andare bene, dai, alla fine te li fai andare bene, credo. Ah, sì, perché c'erano gli animaletti e allora te li immaginavi come se fossero dei Pokémon. Però sì. Guarda, adesso non mi ricordo. Devo comprare Point Blank per PS1. Io comprai... E sono anche stato contento di prenderlo.
Comprai il gioco di Arale della PS1 da un WCompra. Ragazzi. E andò tranquillamente. Madonna. Sì, sì, quello è stata una gran figata. E aspetta, era adesso vado, ho fatto venire il tallo un attimo. Sì, Edronic, te li facevi piacere più che altro perché non è che te ne potessi comprare uno alla volta. Il vantaggio di Amiga è stato quello, che alla fine li trovavi in edicola, a qua 5.000 lire ti compravi il pacchettino con i floppy e c'era il giochino. Alla fine è brutto da dire, ma è così. Allora, vediamo un po'. Ah, eccolo qua. Rescue Shot. Madonna. Rescue Shot, sì. Hai sentito. Proprio lui, carino, carino, ti dirò. Una volta che sai che non è quello e che è un altro gioco, effettivamente ti diverti. Sì, sì, ma poi c'era questo luogo anche, capitava anche molto spesso, magari, che visto che li duplicavano in batteria, gli cambiavano l'etichetta, ma alla fine è sempre lo stesso gioco col nome diverso. Quindi sì, compravi sì. Magari, ti aspettavi, che ne so, Dragon Slayer e trovavi una roba su due dischi, che è sta roba? Poi sbagliavano a metterci l'etichetta, sbagliavano a scrivere, mamma mia, sì, che tristezza. Oppure non dimenticherò mai Monkey Island 2 per Amiga, terzo disco, settore buggato. Ah, lascia stare. Basta. Io avevo all'epoca copiato il Monkey Island 1 e andavo in Guru Meditation proprio praticamente alla fine, quando... E sei al punto dove devi combattere con le Chuck e sparargli la birra di radice addosso per scioglierlo, no? Sì, perché è praticamente la fine del gioco. E lì andavo in Guru Meditation, quindi non avevo mai visto la fine fin quando poi non l'ho preso originale, poi me lo giocai così. States, che o anche coso. E, come si chiama? Dune 2, sempre sua Amiga, la versione tarocca aveva un problema che anche lì verso le ultime missioni andava in Guru Meditation sempre e non potevi mai vedere il finale. Cacchio. Tra l'altro era un giocone Dune 2, veramente un giocone quello lì. Madonna, sì. Tra l'altro l'ho voluto prendere anche per Mega Drive, che ovviamente è molto peggio che sua Amiga, perché ha una risoluzione peggiore, sì, certo, ci sono i blocconi ovviamente, da posizionare, sì. Però mi sono divertito così tanto che l'ho voluto prendere in tutte le salse quel gioco, bellissimo, bellissimo, davvero. Ma dico la verità, sinceramente, allora in quegli anni io credo che la produzione fosse sicuramente più valida, nel senso che non c'erano ovviamente le produzioni AAA, come quelle che ci sono ora, per esempio, God of War, giochi del genere. Però quei giochi che uscivano, secondo me, erano, oltre ad essere più ottimizzati, strizzavano anche, secondo me, l'occhio alla giocabilità. Per cui magari tecnicamente non erano sti gran capolavori, ma se prendi Flimbo's Quest, Behind the Ice Castle, tutti questi giochi che uscivano, Jana Sister, c'erano giochi che tecnicamente non è che fossero chissà di che livello. Però come giocabilità e come esperienza di gioco te li ricordi ancora ora. È ancora al top di molti giochi, anche rispetto ad alcuni di adesso. Assolutamente. Sì, 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 sono d'accordo. C'erano dei capolavori, poi anche quelli da Bullfrog Software, anche Chaos Engine, che ultimamente criticarono moltissimo, che sembrava... I primi esempi di intelligenza artificiale con il secondo giocatore che era controllato dal computer, è ovvio che non ti potessi aspettare chissà che cosa, però comunque si cominciava a vedere Banshee per Amiga, non so se lo sei presente. Sì. Uno dei più begli sparatutto secondo me, ma non per Amiga in generale. Beh, c'era Alien Breed, bellissimo. Bravissimo, tecnicamente per esempio Banshee era una roba che per l'epoca era a livello arcade, considerando che si tratta di un'Amiga, eh. Infatti girava su 1200, non girava neanche su 5, si girava su AGA. E però a livello di gioco, di esperienza, era comunque un gioco arcade, secondo me. Quindi c'era veramente più cura di dettagli. Poi considera che sta roba qua girava in due floppy, mentre ora c'hai dei giochi da 150 giga. Io mi ricordo che da ragazzino, con solo l'Amiga 600, neanche il 1200,
e tentavamo di trovare da tutte le parti dei porting di Doom, che ovviamente sua amiga non c'era, ma fecero una specie di clone che si chiamava Death Mask. Ah, ok, sì, bellissimo. E ci abbiamo giocato tantissimo a quello con gli amici. Mamma mia, Certo. che bello che Poi ti ricordi, Nico, quando uscì Laga, poi fecero uscire Gloom, era. Sì, Gloom lo conosco. che tecnicamente era un signor titolo. È chiaro che chiaramente le texture erano 2x10x10 strascalate perché l'Amiga non ce la faceva come memoria a gestire le texture, quindi si vedevano i quadretti praticamente più che vedere i personaggi. Però Gloom era molto veloce e aveva comunque delle cose molto interessanti, come per esempio la possibilità di avere armi multiple che si potenziavano, nemici, porte scorrevoli, Ah, da segrete. figata. E anche Free 8-bit. Ciao Free Ciao, 8-bit, buonasera, Fiotto Beat, buonasera. benvenuto. Adesso poi comunque a distanza di anni hanno fatto il porting di Doom che si chiama A-Doom ed è lo stesso Doom che girava su PC. Pensa a te. Quindi sono stati lungimiranti, cioè più che altro sono stati pratici a migliorare le capacità, diciamo, di programmazione e avere adesso dei titoli che all'epoca sembravano impensabili si potessero avere su Amiga. Quindi guarda anche Rygar. Rygar, il porting di Rygar per Amiga, ragazzi, cioè. Sto seguendo con l'app Twitch da console Xbox su una TV da 50. Sì, ha la faccia. Complimentoni. Cacchio. A me manca l'appuntamento fisso in edicola. Mamma mia, non me lo dire, Dizza. Comprare il demo, gioco completo di turno legato alla vista. Sempre un hype. Lo so. Io, guarda, quelle lì neanche tanto. Però io in edicola compravo spesso le cassette per l'MSX. Ed era sempre un viaggione. Ogni volta che andavi ad un'edicola aveva sempre qualcosa di diverso. Che Sì. poi, spesso e volentieri, soprattutto su MSI, su Commodore, a volte ti mettevano almeno la schermata di caricamento per farti un'idea del gioco. Su MSX, quando ti andava benone, c'avevi un'immagine del gioco vicino al titolo. In altri casi avevi solo il titolo ed erano tutti i titoli tarocchi e ti dovevi Sì, chiaro. andare a fantasia così. E Esatto. Tipo andare la schermata ti prendeva, ti ispirava magari, non sì, so, la bravo, sensazione di un gioco bello e quindi. E bravo, bravo. cosa? Sai Dovevi. cosa mi piaceva anche un sacco, Nick? Sinceramente andare in edicola e sfogliare le riviste di Amiga col dischetto allegato, tipo Jackson, dove c'era magari 10-15 programmi di shareware e più c'era il gioco di pubblico dominio, che tu ti Sì. sentivi, cacchio, pigliavi sto dischetto, c'era dentro 20-30 programmi. La maggior parte inutilizzabili o scadentissimi, però tu avevi sta libreria infinita, lo mettevi lì e una alla volta con tutte le concine te li provavi, li guardai. Sì, ma Sulla poi rivista trovavi la te spiegazione del pensa che in programma. questa maniera Ragazzi, qua che bello! si giocarono anche i primi livelli di Doom dei ragazzi, perché Doom Esatto. uscì in shareware all'inizio. E con mi sembra 2 o 3 livelli e poi la gente andò matta Sì, esatto. e dovettero fare per forza la versione completa. Alla fine era un demo Doom, il primo Doom uscito era una demo shareware del gioco completo che potevi acquistare. Infatti poi non lo potevi acquistare subito perché fecero uscire i primi livelli, ma il gioco non era completo. Quindi uscì dopo un bel po' di tempo la versione sbloccabile con tutti i livelli. No, Vero. ma ragazzi, cioè le BBS, vi ricordate i primi collegamenti alle BBS? Dove vedevi l'interfaccina fatta in codici ASCII col menu, premi 1 per andare nella sezione, Mamma cioè mia, ragazzi, va. mamma mia. Cioè Poi adesso ti ripeto, apri una pagina, c'è un'animazione per giocare a per un gioco PC 3D integrato mi al ricordo se parlando di pirateria tutti i Twilight, mamma mia. I cloud. Là è tanta roba, sì. Twilight che poi ogni volta che provavi a installare qualcosa installavi anche 50 virus diversi, però vabbè, dettagli, dettagli. Certo. I Twilight, tra l'altro, erano una bastardata perché per risparmiare spazio e farli andare tutti in un DVD toglievano le animazioni in genere. Quindi tu avevi il gioco che partiva nudo e crudo e ti perdevi l'intro, iniziale e finale. Quindi partiva così il gioco e mancava tutta la descrizione. Cioè, ragazzi, veramente. Altre cose, ragazzi. Ricordo Cioè. quando un signore dopo Era una. scuola mi sequestrò Genocide, che avevo comprato lo stesso giorno in edicola per colpa del nome del gioco. Sai che non ce l'ho Madonna. neanche presente che gioco fosse. Erano tutti giochi inglesi e americani piratati con nomi folli. Sì, quelli da edicola, mamma mia, guarda. Una roba indegna. Che poi, alla fine,
i titoli dei giochi di edicola erano quelli che ti rimanevano impressi, capito? Come per dire Nightmare per MSX, io lo comprai come Attila in edicola, e per me rimarrà sempre Attila quel gioco lì. E poi la cosa bella è che se eri fortunato ci stava tutto il gioco, se eri sfortunato toglievano dei pezzi, non ci stavano nelle cassette e quindi ti mancavano un po' delle parti di gioco, cioè era fighissimo quella Era un roba lì. assistente della professoressa, tipo per colpa sua mi sono perso un sacco di giochi pagati pure. Maledetto Giovanni. Ragazzi, e poi Dizza ha ragione, sfogliando le riviste ti veniva la bava quando, io mi ricordo il numero di Zap, dove parlavano di questo PC Engine, che era una macchina a 16 bit e faceva vedere la foto del gioco dove c'era quel Bruce Lee, com'è che si chiamava quel gioco lì? Dove c'era Bruce Lee gigantesco, più grosso della metà dello schermo, che picchiava, e tu Beh, dici, cacchio, sta roba ce l'hanno in Giappone, qua non la Target vedremo mai. Renegade? Sì, bravo, bravissimo, Ah. l'FM Town, cioè quelle macchine lì che qua non sono mai arrivate. Cioè, vedevi sta roba e dicevi, cazzarola, sono avanti proprio. L'Archimedes, che era il PC praticamente basato anche lui sull'architettura 68000 di Motorola, però era un Amiga potenziato per intenderci. Cioè, quelle robe lì non le vedevi, non riuscivi a vederle qua. Allora vedevi le immagini e sbavavi, e sbavavi, Penso e sbavavi. Non a te. ti ricordi quel gioco con Bruce Lee? China Warrior, sì, qualcosa del genere. Sì, mi era fighissimo perché lo pubblicizzavano con questo sprite gigante. Perché il PC Engine chiaramente era un finto 8 bit e un finto 16 bit, non è via di mezzo. Ah, ok, E no, c'era io questo adesso sprite. pensavo che parlavi del Commodore. No, no, allora sì, deve essere China Warrior. Sì, guarda, lo cerco subito. China Warrior, se è lui. È Comunque, intanto buona sigaretta, free 8 lui, bit. è lui, è lui. Grazie Fighissimo. mille. Ragazzi, che meraviglia, che meraviglia. Vedevi sta roba qua, intanto magari c'era il C64, avevi il 64, avevi il 2006, vedevi sta roba e dici, cacchio, guarda Allora, cosa riesci a fare, per free 8 cosa avremo bit. tra un po', dicevi così. Per free 8 bit, sì, siamo alle chiacchiere della chiusura in teoria. Nel senso, Sì. abbiamo già giocato 3 orette, adesso facevamo 2 chiacchiere, poi dopo facevamo un ride magari da qualcuno. Sì, bravo, gli sprite, poi gli sprite giganteschi così, cioè, ragazzi, ma anche i giochi, cioè, il PC Engine chiaramente è stato un piccolo miracolo dal punto di vista tecnico, perché mi univa potenza da 8 bit con registri in digitazione a 16 bit, quindi in realtà riusciva a fare un po' tutto. E ragazzi, cioè. Allora, cosa? Free 8 bit chiede di poter Sì, mettere immagino. l'immagine, ma io faccio così, andiamo un attimo su YouTube. Ok, bravo. Così lo vediamo direttamente. Facciamo così. Ok, adesso lo metto tutto schermo. Lindor, Salto un attimo la il mio pubblicità. piccolo momento di piacere. Anzi, la togliamo, che è una di quelle che non si skippano, quindi la tolgo per un secondo. Ci dimentichiamo anche di Amiga, ragazzi, Siamo che in lieti. quel momento iniziava e c'erano dei giochi anche là con sprite giganteschi tipo Elfmania. Sì, Ragazzi, mamma mia. Quello poi uscì verso la fine ormai dell'Amiga e comunque mi ero divertito un come casino a se di giocare. colorazione. Eccolo qua. Uno, non mi ricordo il titolo, volevo fargli il titolo di questo qua, che è nella top 20 di giochi Amiga, di duro. Classico, Sì, è piccolare, vero, cambio. fanno molta più pubblicità su YouTube, hai ragione, quindi manca tantino, è un po' fastidioso in realtà adesso, però. Sì, purtroppo body blows davanti. E te vedevi sta roba qua, ragazzi, tu piavi Zap e su Zap c'erano giochi C64 e poi ti vedevi sta roba qua. E dicevi, ma come fa a fare sta cosa spettacolare così, ragazzi? Eppure. Io l'hardblock ce l'ho sempre, ragazzi, mi dispiace, ma non si può ogni volta che vedi un video avere 6-7 intermezzi pubblicitari, cioè. Ah, aveva visto un altro gioco. Ah, quindi non è.
nostra. No, questo qua comunque, vedi questo qua. Andiamo comunque fino al primo boss. Tecnicamente, ragazzi, cioè, per l'epoca era veramente una roba incredibile. Guardagli com'è il boss, guarda com'è il boss. Quello faceva in pressione, all'epoca. L'epoca sbagli sto roba qua. Guarda lì. Boh. Poi parliamo di giocabilità, ok, tutto quello che vuoi, però. Mamma mia, che belle cose, ragazzi, che c'erano, che belle cose, che belle cose. Poi cominciavi a vedere Sword of Sodan per Amiga, avete Sword presente? Of Sodan, Sword io of... ce l'ho per Mega Drive. Sword of Sodan? Qua, sì. È bellissimo Sword of Sodan, ragazzi, allora, giocabilità pari a zero, zero, assolutamente. Però, allora, cioè... Allora, Sword of Sodan era bello... Il vedere, fatto quindi. Di allora era una specie di clone ma alla larga un po' di Golden Axe, ok? Sì, sì, vero, vero, vero. Sì, sì, sono e avevi le pozioni che ti curavano e a me piaceva un casino il fatto che quando tu premevi per bere la pozione non è che premevi il tasto e lui automaticamente si curava, prendeva fuori la pozione, la beveva e dovevi aspettare proprio il tempo che bevesse la pozione per curarsi. Esatto. E se non mi sbaglio, ma potrei sbagliarmi perché è passato tanto tempo, se tu fai o un mix di pozioni o qualcosa del genere, l'omino schiatta immediatamente. No, questo non lo sapevo sinceramente. Non mi ricordo, so che c'è una sequenza di pozioni o un mischione che devi fare. E niente, lo ammazzi direttamente. Mara, grazie per essere stato qua, grazie per aver assistito fino a questo punto, speriamo di rivederti presto in live. Sì. E grazie ancora per volentieri essere stato con noi. Volentieri, davvero, grazie Mara, alla prossima. E poi chiudiamo magari, ma ti ricordi Wrath of Demon per Amiga? No. Era quello che aveva i vari livelli, uno stavi sul cavallo, dovevi abbassarti, schivare gli oggetti, no, poi combattevi questo, con la spada. È uno dei giochi più belli, secondo me, mai usciti per Amiga. Mi sa che me lo sono perso questo. È molto molto bello, tra l'altro è un intro spettacolare con tanto di animazioni, suoni e tutto, bellissimo. Che avete portato stasera in live? Allora, siamo partiti con BioEvil 4, che è stato un gioco che mi ha consigliato Alex, il ragazzo che è qua con me in chat in questo momento. Come? E poi da lì cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto giochi su richiesta, abbiamo giocato a Fighting Layer e a Shinobi? Sì. Ok, sì, direi che abbiamo fatto quelli lì. E Shinobi almeno è venuto fuori un CC, almeno quello. Sì, no, comunque secondo me è stato divertente, perché comunque considerando l'orario siamo ancora in 21, quindi vuol dire che la gente è gradita. Oh, certo, ma tanto tieni presente che se ti sei iscritto e poi magari volessi partecipare anche... Allora, social, giusto? Era Nick il comando per avere i social, non mi ricordo. Sì, punto esclamativo Discord. A Discord, chiedo scusa. Sì. Ma no, se ti va di iscriverti a Discord, ci sono anche tutte le informazioni che riguardano la live... Loro si alternano, sono vari team di varie regioni d'Italia e sicuramente entro fine settimana, se non ho capito male, ci sarà ancora un altro live, quindi poi se ti va di seguire. Sì, adesso dovrei organizzare qualcosa con Xur, forse dovrebbe stare a Max Xur se non mi sbaglio. Comunque se ti va di seguire poi il canale Discord, ci sono sempre gli annunci delle live e poi puoi tornare. Sì, poi facciamo delle chiacchiere anche lì. E Telegram no, abbiamo Facebook e abbiamo Discord, ma Discord è il social che utilizziamo di più, quello sì. E poi anche il sito web. Sì, è vero. Il sito web che però è un po' che non viene aggiornato. Bacchetterò Rax per aggiornarlo un po'. E comunque non vi seguo da molto, mi ritrovate nella vostra canale, lascio un cuoricino per tenere salvato il canale dei preferiti e farò un po' di domande per conoscermi volentieri, Filato Beat, vai tranquillo, noi siamo qua più che volentieri
E invece Mara ti dice: poi vi racconto una cosa la prossima volta che andate in live, volentieri, anche, quindi, anche per questo noi siamo qua. C'è anche il Facebook, ragazzi, potete seguire anche su Facebook, così sì, almeno si riesce a stare in contatto e appunto avere informazioni sui prossimi appuntamenti. Esatto. Tutto qui. No, Discord dovrebbe... Discord l'avevo scritto, però, mi sembra. No, non lo fa? Non lo fa. Ah, non l'ha fatto qua? Avete un calendario? Allora, noi di solito le live regolari le facciamo, cioè che sono quelle arcade, le facciamo il fine settimana, quindi tra venerdì e domenica, dipende un po' dalla disponibilità che abbiamo. Mentre tutto il resto della settimana e a random facciamo l'extra live. Quando, anche lì, quando c'è la possibilità, perché siamo in tanti, eh? E col fatto che magari non ci conosci ancora bene, magari non lo sai, ma siamo almeno tre gruppi che fanno live su questo canale. Ci sono io da Bologna, e poi ci sono altri ragazzi da Firenze e un altro ragazzo dalla provincia di Padova. Ci alterniamo, andiamo a giro, e quando qualcuno di noi è disponibile per fare live, extra live, eccetera, ecco che andiamo a briglia sciolta. Però sì, per quelle regolari arcade, dove tentiamo di fargli un CC vari, si parla del fine settimana. Quindi sì, sì, in questi giorni sicuramente una live arcade ci sarà. Quindi torniamo prima di domenica sicuramente. Benissimo, benissimo. Entrato su Discord. Grande, grande Marat, benvenuto. Fantastico. E sono andato al museo elettronico. Eh beh, figo, ce ne sono adesso, fortunatamente in Italia ne hanno aperti vari. Ah, Freddy, di esperienza ne hanno da vendere, nel senso che la maggior parte dei titoli arcade più famosi li finiscono con un credito, quindi se segui ne hai da vedere di cose interessanti, fidati. Siete grandicelli, io sono dell'88, beh, io sono del 78, quindi... No, 73, una decina quindi d'anni, sì. Io sono il 73, quindi siamo a posto. E niente, e per mia fortuna fratelli del 72 e dell'80, vabbè, quindi bene, hai bene, sicuramente ereditato un po' di esperienza da loro. Hai visto i titoli belli, quindi a questo punto, per quegli anni 80-90 secondo me rimangono i migliori. Tanto poi, una buonanotte a Marat, ciao carissimo, alla prossima. Grazie, e grazie Marat, ancora per essere... per essere entrato anche su Discord. Benissimo, ragazzi. Bene, se non ci sono altre cose, niente. Allora, come dicevo, se avete qualcuno da consigliare per Raid, no, guarda, c'è il buon Luca Cat che tante volte ci raida, e quindi per diritto io direi che se lo cucca lui il Raid. Volentieri. Quindi, devo capire da dove lo faccio. Vediamo. Hash raid. Ok. È partito sì, qualcosa? Si sta partendo. Benissimo. Niente ragazzi, allora io vi ringrazio personalmente, ringrazio Nick per l'ospitalità, vi ringrazio tutti per la compagnia, è come sempre un piacere confrontarsi e fare quattro chiacchiere con tutti voi. È un piacere anche per me. Eh certo, quindi ci vediamo, io sono un moderatore del loro canale, per cui ci vedremo spesso qui in live. Grazie a tutti quelli che sono comparsi per la prima volta, grazie a quelli che torneranno e per la compagnia, tutto qui. Perfetto, io vi ringrazio ancora tutti. E grazie ai ragazzi che ci seguono sempre, grazie mille ai nuovi, spero che vi siano piaciuti, che vi sia interessato il nostro contenuto, e rinnovo l'appuntamento per il fine settimana. Adesso non so ancora, come dicevo, che gruppo ci sarà, ma qualcosa salterà fuori sicuramente.
Benissimo, benissimo. E ragazzuoli, fate un bel saluto da parte mia al buon Luca Cat, che è una bravissima persona, un bravissimo giocatore, e noi ci vediamo alla prossima. Un salutone ancora a tutti, ragazzi. Sì, ragazzi, buonasera. Ciao, ragazzi. Buonanotte. Buonanotte. Ciao. Ciao. Perfetto, caro.